Jacopo. Grazie, buonasera dall'Omni Coliseum, si stanno effettuando le ultime fasi di riscaldamento della finale olimpica. Vi dico subito che la medaglia di bronzo è stata vinta meritatamente dallo Jugoslavia, che in 4-7 ha avuto la meglio sulla formazione della Russia, 3-1 primo set per la Jugoslavia, secondo poi per la Russia col punteggio di 15-7, poi ancora 15-8 e 15-9 per la Jugoslavia, meritatissima medaglia di bronzo per questa formazione che aveva vinto il bronzo anche. Champion. Nel cuore dello sport. Ed eccovi qua, siete nuovamente collegati con l'Omni Coliseum, abbiamo sentito una pubblicità in cuffia, ci siamo momentaneamente fermati. Italia contro Olanda, dunque la 74esima volta che le due formazioni si incontrano, l'Italia ha un margine di vittorie importanti, 52 le vittorie, 21 le sconfitte, ma oggi è un'altra cosa, oggi è un'altra storia, oggi è la finale delle Olimpiadi. Sono arrivate nelle semifinali le quattro squadre che hanno passato il turno nel girone degli azzurri, terzo posto Jugoslavia, abbiamo detto, quarto posto Russia e adesso finale con l'Olanda, Olanda che fu finalista anche nel 1992 a Barcellona, batté l'Italia 17-16 nei quarti di finale e poi in finale però perse 3-0 contro il Brasile. Le due squadre sono incontrate moltissime volte in questi ultimi anni, molte volte anche in momenti importanti, finale degli europei del 93 in Finlandia, vinse l'Italia al tie break, finale dei mondiali del 94 e vinse ancora l'Italia col punteggio di 3-1, finale degli europei del 95, che gli europei nella pallavolo sono a cadenza biennale, ancora vittoria degli azzurri al tie break, poi nel 1996 finale di World League, questa volta col punteggio di 22-20 al tie break, pensate, ha avuto la meglio l'Olanda. Italia e Olanda sono incontrate anche nel girone di qualificazione, allora è stata sicuramente la migliore partita della formazione azzurra. Grandissima prova, vittoria per 3-0, il palleggiatore Blanchet completamente fuori fase, non per suoi demeriti, ma grazie ai meriti della squadra azzurra che aveva operato una battuta eccezionale e ha giocato veramente una grande partita. Sempre in postazione con noi naturalmente Giampaolo Montale, allenatore della Sistel di Treviso, vincitore dell'ultimo scudetto, il prossimo anno in Grecia. Allora Giampaolo, presentiamo questa partita. Sì, una partita dove tu hai già spiegato ampiamente l'importanza della posta in palio è altissima, qui si gioca l'oro e per me, a mio avviso, c'è una grande differenza tra l'argento e l'oro, anche se fino a questo momento l'Italia ha ottenuto in assoluto il miglior risultato da sempre nella storia della pallavolo, però tra oro e argento sono due metalli completamente diversi. Una partita molto importante, saranno importanti alcuni fondamentali, direi che soprattutto l'Italia deve ritrovare nel contrattacco punto, cioè nel fondamentale dell'attacco e quell'altro dei propri schiacciatori, cioè quelli più importanti, gli schiacciatori di banda e gli opposti, l'ago della bilancia da far pendere dalla propria parte. Dovremmo andare molto bene in questo fondamentale e di conto dovremo anche così cercare di utilizzare meglio il fondamentale della difesa, perché più difese faremo, più difese la squadra italiana avrà possibilità di mettere a disposizione del pareggiatore, più avremo occasioni a giocare contrattacchi punto. Ecco, contro la squadra olandese, una squadra molto alta, addirittura più alta di noi per quello che riguarda i roster dei giocatori in campo, dobbiamo assolutamente crearci occasioni da giocare il contrattacco punto, che è il fondamentale che nelle ultime due partite è andato meno bene del solito. Ecco, le squadre stanno entrando in campo per il saluto ufficiale, poi comincerà questa 74esima sfida tra Italia e Olanda. C'erano molti timori alla vigilia per le condizioni fisiche di Lorenzo Bernardi, che nella semifinale con la Jugoslavia aveva preso una botta alla caviglia, in un punto della caviglia dove qualche tempo fa aveva avuto una microfrattura. Comunque il dottor Vannicelli, il fisioterapista Morelli, tutto lo staff azzurro hanno lavorato molto sulla caviglia di Bernardi. Bernardi, credo anche complice una iniezione antidolorifica, è riuscito ad essere in campo, ha effettuato tutto il riscaldamento con grande tranquillità e sembra, se non al 100%, sicuramente in grado di poter dare il suo grande contributo. Sì, io l'ho seguito bene nel riscaldamento proprio perché, conoscendolo molto bene, ho voluto valutare, vedere se le sue qualità di salto, se il suo movimento era ancora quello migliore. Si muove molto bene, vedo che non ha subito assolutamente nessuna ripercussione, probabilmente hanno fatto una puntura di antidolorifico per lenire un po' il dolore, vedo che sta bene, insomma adesso ha bisogno solo di trovare il ritmo di gioco, lo si vedrà nei primi palloni.
Ed ecco la presentazione dei due arbitri, il primo è un cubano, José Sanler Diaz, il secondo un argentino, Guillermo Paredes. Eccoli qua i due arbitri che si stringono la mano e adesso, come ormai consuetudine da un paio d'anni nelle manifestazioni importanti di pallavolo, c'è l'ingresso all'americana, mai più giusto che da queste parti, e quindi le due squadre manderanno in campo i sestetti. Vediamo chi sarà a cominciare, probabilmente sarà l'Olanda già pronta. Io credo che per gli olandesi non ci saranno sorprese, no? Squadra tipo? Sì, io penso che gli olandesi non presenteranno sorprese particolari, anche perché diciamo che l'Olanda arriva sicuramente da una semifinale giocata ad altissimo livello, quindi vediamo Blanger, i due centrali saranno Elde van den Gor, gli schiacciatori Gorten che sta entrando in questo momento insieme a Zwerver, e l'opposto il pareggiatore, il famosissimo Van der Moene, che tutti in Italia conosciamo benissimo. E questo è il sestetto, dunque ricapitoliamo: Blanger palleggiatore, Van der Mühlen opposto, Van der Gore e Elde sono i due centrali, e poi Zwerver e Guido Gorsen, tutte vecchie conoscenze della pallavolo italiana. Job Halberda, allenatore della squadra olandese, e questo è l'assistente Van de Burg. E adesso è il momento dell'Italia, vediamo già seduti Gravina, Cantagalli, Gianni, Meoni, Gardini e Bernardi, quindi parte direttamente come centrale il numero 3 Pasquale Gardini, Pasquale Gravina insieme ad Andrea Gardini. Eccolo, capitan Gardini entra in campo, 346 presenze oggi per lui. E poi il palleggiatore Marco Meoni, 22 anni, ha rubato tra virgolette il posto da titolare a Paolo Toffoli durante questa Olimpiade, rientra come titolare Pasquale Gravina, 26 anni, molisano di Campobasso. Ed eccolo, ha fatto un'iniezione pochi minuti prima della gara, come ci informa dal parterre Marco Mazzocchi. Lorenzo Bernardi è in campo e Luca Bazzuca Cantagalli, numero 13, schiacciatore opposto. Vediamo che il suo ginocchio e anche il suo braccio funzioni bene. Andrea Gianni, Velasco, ancora più teso lui dei suoi giocatori. Eh sì, una partita molto importante, lui ci tiene moltissimo, probabilmente questo, come diceva così giustamente ieri, potrebbe essere l'ultima partita di questo grande ciclo, di questi grandi giocatori, e manca solo questa cosa, questa nazionale, manca solo questo risultato, quindi l'attenzione sarà alta, però ben vengano queste partite. Nella vita purtroppo queste gare si possono giocare forse una sola volta nella carriera, e ci sono allenatori che non la giocheranno mai. Essere qua per giocarla e sapere di poter conquistare la medaglia d'oro penso che porterebbe tensione a qualsiasi persona. E allora siamo tutti pronti per iniziare questa grandissima avventura, noi siamo pronti, Giampaolo pronto, concentrato. I'm ready, anzi I'm born ready. Marco Mazzocchi nel parterre pronto? Non è ancora pronto Marco Mazzocchi, ha perso l'attimo. Intanto inizia l'incontro tra Olanda e Italia, la prima battuta da parte di Guido Gorsen, poi Blanger, Ron Zwerver, il primo punto è per i nostri avversari, 1-0 in favore della formazione olandese. Guido Gorsen in battuta, con lui Blanger ed Elde in seconda linea, Italia disposta in ricezione. Cantagalli per Marco Meoni e poi Bernardi, difendono bene i nostri avversari, pallonetta a due mani da parte di Van der Mühlen, Cantagalli, la finta di Gardini, arriva Gianni, giù il pallone ed è cambio palla, 0-1. Tutti i momenti sono importanti, l'inizio di una finale olimpica è importantissimo. L'inizio penso che sia uno dei momenti decisivi, soprattutto per vedere le condizioni dei singoli giocatori, ma soprattutto per vedere la forza morale di una squadra con l'impatto, con l'inizio di una gara così importante, così difficile. È importante partire subito bene, ma soprattutto è importante trovare subito dal punto di vista dell'agonismo la giusta concentrazione e la giusta determinazione su ogni singolo pallone. 1-0 per l'Olanda, che cosa si può chiedere Giampaolo? Due squadre che si conoscono a memoria, centinaia di cassette, ognuna centinaia di cassette dell'altra. Sì, guarda, proprio sembra la storia infinita tra queste due formazioni, negli ultimi anni si sono incontrate tantissime volte, e si conoscono a memoria, tra l'altro non dimentichiamo che tutti i giocatori in campo della squadra olandese tutti giocano nel campionato italiano, quindi oltre alla conoscenza così che deriva dall'incontrarsi a livello internazionale, questi giocatori conoscono a memoria proiezioni d'attacco, caratteristiche importanti sugli ultimi punti. Qui la differenza la fanno veramente, la faranno il talento individuale e la capacità di saper gestire quei palloni importanti nei momenti che contano. 1-0 per l'Olanda, non è andata a buon fine la copertura a muro da parte della formazione azzurra,
Eccolo qua, Olof van der Mühlen, ormai lo conoscono tutti. Gardini tiene bene in ricezione. Meoni, palla alta per Andrea Gianni. Van der Gor, Gravina, Murato. Ancora Gianni, bravo in copertura. Poi Meoni, palla attaccata, difficile. Ma Cantagalli la gestisce al meglio. Blanchet, palleggio di Van der Gor. E poi Van der Mühlen, Murato da Gravina e Cantagalli. Bravo Pasquale, è entrato carico, concentrato, determinato. Un po' troppa panchina per lui in questa Olimpiade. Forse la meritava, forse no, comunque è stato sempre decisivo dai quarti di finale in poi. Andrea Gianni fuori la sua battuta in salto, gli azzurri cominciano subito forti al servizio. Sì, subito forte, rischiando con Bernardi, con Gianni e poi, come dicevi giustamente te, Gravina è un giocatore importantissimo e sarà fondamentale a Muro per noi. Sverver, la ricezione di Gianni, Meoni per Gravina, cambio palla, bravo Pasquale, partito forte, incite suoi. Guido Gorsen, che il prossimo anno giocherà nella formazione di Montichiari. Luca Cantagalli, terza Olimpiade per lui. Pallone tocca la rete, due errori consecutivi in battuta da parte dell'Italia, bisogna stare attenti. Soprattutto quando c'è stato un errore precedentemente, la prima cosa da fare è non perdere continuità e ritmo di gioco. Se ha sbagliato un compagno precedentemente, la prima regola è il primo servizio non va sbagliato, bisogna rischiare solo il secondo. Van der Mühlen fuori. Manda fuori Olof van der Mühlen. Italia 0, Olanda 1, primo set della finale. È la prima volta per la squadra azzurra in una finale olimpica, è la seconda per l'Olanda, che già giocò a Barcellona e perse 3-0 col Brasile. Van de Gor, Blanchet, seconda linea, van der Mühlen, tiene molto bene Andrea Gianni. Meoni, palla staccata per Bernardi, muro fuori su Van de Gor, primo punto per Lorenzo Bernardi, primo punto anche per l'Italia. Pasquale Gravina si mette sulla linea di fondo, batte molto corto per impegnare ricezione Van de Gor, Blanchet molto alta, la sua veloce, su ricezione buona, molto difficile da murare. Sì, è molto difficile anche perché questa diagonale tra palleggiatore e centrali della squadra olandese sono giocatori altissimi, la palla viene colpita molto alta sopra la rete e la difficoltà di intercettare la palla in difesa viene proprio dal fatto che queste traiettorie passano molto alte sulla rete e cadono lunghe in fondo al campo, in zone che difficilmente sono difendibili. Marco Meoni, tre attaccanti di ruolo in prima linea, Gianni, Gardini e Bernardi. Meoni batte corto, riceve Gorsen, Blanchet, Van der Mühlen tiene molto bene Gravina, il pallone però è violentissimo, finisce fuori. Bravo lo stesso però Gravina, che ha intuito la traiettoria. Ancora un po' più giù con le gambe, ce la farà sulle prossime schiacciate. Guido Gorsen non forza, sbaglia però Cantagalli e arriva il secondo punto da parte di Bas van de Gor. Olanda in vantaggio 2-1. Ha sbagliato la ricezione uno dei nostri uomini più affidabili in questo fondamentale, Bernardi. Poi Meoni, incrocio dietro, ancora Bernardi, tiene Gorsen, palleggia Sverver. Van der Mühlen, gran colpo d'attacco da parte di Olof van der Mühlen, 3-1 in favore dell'Olanda, che riesce a toccare a muro e poi a ricostruire l'azione di attacco. Rivediamo, bel colpo d'attacco, muro a due molto stretto. È stato molto... Gardini, cambio palla. È stato molto bravo in quell'occasione van der Mühlen, perché il muro gli ha tenuto completamente tutta la zona in parallelo e lui ha tirato una diagonale strettissima. Ha aspettato colpire la palla all'ultimo secondo e ha tirato dove il muro non aveva opposto il piano di rimbalzo. È stato veramente bravo. Bernardi, la sua battuta in salto. Eccolo qua, ancora Van der Mühlen, grande colpo d'attacco. Vanno a due, a tre giocatori a muro. Ma Van der Mühlen ha sbagliato un pallone all'inizio della partita. Adesso per lui cambi palla importanti. Olanda in vantaggio 3-1. Nel primo set, Bas van de Gor. Meoni, l'attacco di Gardini, cambio palla, ci fermiamo un attimo. Champion, nel cuore dello sport. 1 Italia, 3 Olanda, la battuta di Gardini, Blanchet, Held, la difesa di Gardini, poi il bagger di Meoni, la seconda linea, Bernardi chiede spazio, Cantagalli, Andrea Gianni ed è punto Italia, 2-3. Buona la difesa, ricostruiamo e anche quando gli avversari ci murano andiamo sempre tutti sotto a difendere. 2-3, primo punto anche per Andrea Gianni, un punto Gianni, un punto Bernardi. Italia 2, Olanda 3, Gardini batte lungo per far spostare Ronny Sverver, l'attacco in veloce fuori, 3-3, errore,
3-3 furono importantissime, Giampaolo, le battute nel match di qualificazione che abbiamo vinto 3-0 con gli olandesi. Sì, furono decisive i battitori in salto, ma anche i battitori floating come Gardini in questo caso. Vedete che Gardini sta cercando di tenere impegnato il ricevitore attaccante, battendo molto lungo dagli 8 ai 9 metri per dargli difficoltà poi nella salita e nella rincorsa ad attaccare. Vedrete che poi anche nell'arco della partita queste battute saranno variate, con lunghe e improvvisamente battute corte per sorprendere il ricevitore attaccante. Meoni si deve spostare sui 4 metri, Gianni, gran difesa di Van der Mulen, proprio un attimo prima del pallone toccasse terra, poi ancora Gravina, ancora un grande Van der Mulen, Blanger palleggia due mani di Guido Gorsen, Bernardi, Meoni, la finta di Gravina, arriva a Cantagalli, bravo ancora Olof Van der Mulen, ma questa volta Cantagalli ha tirato un lungolinea veramente eccezionale, 3-3, applaudono gli olandesi, applaudono gli italiani, grande spettacolo, in palio c'è la storia, la leggenda, la medaglia d'oro, Andrea Gianni. Gorsen, Blanger, attacco di Eld, Nastro aiuta gli azzurri in questo frangente, Blanger, la seconda linea, Van der Mulen, Mure fuori. Grande varietà di colpi. Eh sì, lui è il giocatore che dovremmo cercare di fermare. Infatti, se ti ricordi, proprio nella gara dei quarti fu il giocatore che fermammo subito con un giusto tempo di salto a muro e un'ottima organizzazione nella correlazione muro-difesa. E invece adesso inizio della gara, Van der Mulen è la spina nel fianco per la nostra formazione in questi fondamentali. Dovremmo cercare di fare delle scelte molto precise, decidere se tenergli la palla in parallelo o quella in diagonale e poi mettere la difesa dalla parte opposta. Solo così si riesce a contenere un giocatore che se va sulla scia emotiva può veramente fare la differenza. 3-3 tra Italia e Olanda, Luca Cantagalli, Gorsen, Bernardi in palleggio, la veloce di Gravina, 4-3. Partito carico Gravina. Primo punto anche per il nostro centrale Luca Cantagalli, l'Italia in vantaggio. Mini break di 3 punti per gli azzurri. Eccolo qua il nostro Bazzuca. Batte su Guido Gorsen, Blanger, gran botta da parte di Eld. Come vi diceva Giampaolo Montali, stiamo cercando lo schiacciatore avversario di prima linea in ricezione. Sì, esatto, stiamo cercando di fare saltare entrambi i ricevitori attaccanti, perché tutti e due, sia Zwerver che Gorsen, possono soffrire a lungo andare di questo tipo di tattica nel fondamentale della ricezione. E soprattutto Gorsen addirittura è un giocatore che ci può anche concedere dei punti diretti se la traiettoria è molto insidiosa e particolarmente tesa. Con un cambio palla, opera di Lorenzo Bernardi, 4 Italia, 3 Olanda, Gravina, Blanger, attacco di Gorsen, pallone rallentato dal muro, poi Cantagalli, Meoni per Gardini, c'è stato il tocco della difesa, siamo 5-3, primo time out tecnico, ci fermiamo un attimo. Quantro regala il CD-ROM con la cocktail machine, Mix the World, Mix Quantro. Cinque Italia, 3 Olanda. Tutto bene per ora. Sì, vorrei sottolineare il grande lavoro di Gardini nel toccare il muro e poi, come vediamo anche dal replay, successivamente andare e contrattaccare nuovamente il contrattacco in primo tempo. Questo vuol dire che il giocatore è molto concentrato e molto attento. E poi un'altra cosa in particolare, se abbiamo visto, di questi 5 punti, 2 sono stati effettuati sul contrattacco in primo tempo. Ecco, è molto importante questo. Meioni sta distribuendo molto bene il gioco, perché l'attacco in primo tempo, cioè l'attacco in veloce, è quello che ha le percentuali in assoluto più alte nell'economia e nell'equilibrio degli attaccanti. Quindi si insiste molto su questo giocatore e soprattutto sui nostri centrali, che stanno andando fino a questo momento molto bene. Un punto Gravina, un punto Gianni, un punto Bernardi fino a questo momento, poi un paio di errori dell'Olanda in attacco, una veloce fuori da parte di Eld. 5-3, si riprende Pasquale Gravina, Gardini, Bernardi e Marco Meoni sono in prima linea. Gravina batte molto corto a cercare Bas Van de Goor, Blanger ancora per Van de Goor, gira molto bene centrale olandese, la sua combinazione di veloce, e Gardini si arrabbia per non essere arrivato in tempo su questo pallone. Blanger per Bernardi, sbagliata la ricezione da parte di Bernardi, poi Gianni, è ancora lui però e colpisce molto bene. Già dimenticato il dolore alla caviglia Lorenzo. Sì, lo si vede subito da,
dai primi palloni è stato molto bravo in questa occasione, perché con muro 2 difesa schierata è riuscito a far passare lo stesso la palla. Sarà importante le volte che non riusciamo a ricevere bene mettere i palloni a terra, i nostri schiacciatori saranno in questa particolare area decisivi. Cambio palla ottenuto, neanche a dirlo, da Olof van der Mulen. 3 Olanda, 5 Italia. Guido Gorsen si mette lontano dalla linea di fondo, riceve bene Cantagalli. Meoni, palla alta per Andrea Gianni, poi Gorsen, Gardini senza muro, è un calcio di rigore ed è cambio palla. Gli azzurri mantengono 2 punti di vantaggio. È il turno di Lorenzo Bernardi, vediamo se la sua caviglia gli permetterà di forzare anche con la battuta in salto. Direi di sì, si concentra comunque per tirare il suo colpo d'attacco, sbaglia, cerca un servizio un po' troppo lungo. 3 Olanda, 5 Italia. Bas van de Goor anche il prossimo anno giocherà con la squadra di Modena. Van der Mulen a Brescia, Blangé andrà via invece dall'Italia, Gorsen a Montichiari, Sverver a Treviso, Eld giocherà con Giampaolo Montali nell'Olympiakos. Cambio palla intanto ottenuto dall'Italia, capitan Gardini pronto alla battuta. Gardini, ricezione di Gorsen, Blangé, Eld murato da Gravina, poi palleggia Sverver, Blangé, ancora Sverver, il pallone è stato toccato a muro da Gravina, è partito Bernardi con un attimo di ritardo, sempre 3-5. Van der Mulen, batte molto forte Van der Mulen, riceve Gianni, Meoni per Gravina, il suo pallonetto, difende bene Gorsen, contrattacca Van der Mulen che poi realizza il quarto punto. 4-5, basta una minima indecisione sul cambio palla. Sì, sì, basta un minimo, guardate anche in questa occasione, vedete il pallonetto di Gravina, la bravura di in questa situazione della difesa di recuperare il pallone e poi di chiuderlo. Dicevo prima, il contrattacco sarà decisivo sia per noi che anche per loro. Qui basta un piccolo errore e alla fine lo si può pagare caro. L'esperienza di Luca Cantagalli, cerca e trova la mano esterna di Blangé. Luca Cantagalli, 31 anni. 5 scudetti vinti, tutti con la maglia di Modena. Gianni, forse in battuta in salto. Sverver diventa palleggiatore per Van der Mulen, peccato. Mura aveva quasi preso il tempo giusto, è mancato un attimo. Sempre 4-5. Sverver prepara la sua battuta in salto. Martello olandese, Gardini coinvolto nella ricezione. E Bernardi, fortunato questa volta. Non si erano capiti bene Meoni e gli attaccanti azzurri, ci ha pensato Bernardi, come al solito. Eh sì, un colpo che, guarda, dire che questo è un colpo cercato, la maggior parte che ci ascolta non ci crederà, però molte volte in allenamento capita, per mettere in difficoltà si possono fare queste cose. Gravina intanto, il pallone che è tornato al campo degli azzurri, Bernardi fuori, la risposta dal muro, 6-4. Secondo punto per Lorenzo Bernardi insieme a 4 cambi palla. È iniziata la grande il nostro schiacciatore e adesso tocca a Luca Cantagalli. Sbaglia la battuta in salto Cantagalli, però giusto così, bisogna forzare. Sì, bisogna forzare, abbiamo visto prima che siamo sempre stati ripagati in ogni momento in cui abbiamo cercato aggressività e proprio continuità in questo fondamentale. Dobbiamo attaccarli fin dai primi palloni e rischiare tanto nel servizio con la battuta in salto, anche perché abbiamo gli uomini in grado di poterlo fare. Errore in ricezione da parte di Cantagalli. 5 Olanda, 6 Italia. Enkeld. Bernardi. Andrea Gianni, grande muro da parte di Guido Gorsen. È il punto della parità. Siamo 6-6. Abbiamo abbassato un attimo la guardia. L'Olanda subito ha pareggiato. Enkeld. Batte di precisione su Bernardi, Meoni non riesce a palleggiare, poi Blangé, palla staccata per Van der Mulen, pallone fuori, è stato un tocco chiamato dal giudice di linea, se ne accorge subito l'arbitro e quindi è vantaggio per i nostri avversari, terzo punto per Olof Van der Mulen, un punto per Eld, uno per Van de Goor, uno Gorsen, uno Sverver, non ci sono stati errori degli azzurri in attacco, hanno fatto tutti loro punti da soli i giocatori olandesi. Eh sì, questo è un buon segno perché vuol dire che l'Italia non regala assolutamente niente, però vuole anche dire che la squadra olandese sta giocando veramente molto bene e questo Van der Mulen che vediamo anche adesso va assolutamente fermato.
con lui bisogna trovare assolutamente il tempo di salto, è molto importante ritardare all'ultimo secondo il momento di fargli vedere il piano di rimbalzo delle mani, perché altrimenti sa aspettare molto bene e giocare sulle mani alte del muro. Blanger, 7 Olanda 6 Italia, la seconda linea arriva Gianni, colpisce molto bene proprio sulla mano esterna di Van der Meulen, un punto da recuperare per gli azzurri adesso. Meoni, Gianni, Bernardi e Gardini in prima linea, batte corto Meoni, Blanger, schema di incrocio, Gorsen arriva in tempo, Gardini era saltato con un po' troppo anticipo, mantengono i nostri avversari il punto di vantaggio con Guido Gorsen, schiacciatore della formazione di Montichiari, che va in battuta. Cantagalli, Gardini per Bernardi, fuori la risposta del muro. E vediamo se adesso Bernardi se la sentirà ancora di mettere sotto pressione gli olandesi con la battuta in salto. Continua a giocare di forza, Gorsen si sposta a Blanger, attacco di Held, non si fa in tempo. Gli avversari giocano sulle mani alte del muro a correre in copertura in difesa lunga. Bas van de Goor, un ace da parte di van de Goor, si apre la ricezione azzurra 8-6, secondo punto per van de Goor. Olanda che cerca di prendere largo e subito Velasco cambia uno schiacciatore ricevitore, va in panchina Luca Cantagalli, entra col numero 6 Samuele Papi, ormai al terzo anno di nazionale maggiore, 22 anni, ha già vinto il mondiale praticamente da titolare in Grecia 2 anni fa, sempre contro l'Olanda. Gravina ancora coinvolto in ricezione, prima palla da schiacciare per Papi che gioca con la mano del muro, Blanger ricostruisce per Van der Meulen, il muro di Papi, bravissimo, appena entrato Samuele, ha fatto molto di più del suo dovere. Sì, è stato bravissimo, anche perché diciamo, vedete, proprio ha messo le mani col piano di rimbalzo aspettando il più possibile l'ultimo momento del colpo dello schiacciatore, così che bisogna fare con Van der Meulen, altrimenti lui ha la capacità di ritardare. Palla molto importante. E Papi, è stato il tocco del muro, 7-8, primo punto dopo il cambio palla anche per Samuele Papi, un muro importante per fermare gli avversari a quota 8 e poi ha realizzato su contrattacco il punto del 7-8. Gardini batte corto su Sverver, Blanger, Van der Meulen fuori la risposta del muro. Comunque piano piano stiamo prendendo le misure allo schiacciatore opposto olandese. Meoni si consulta mentre Van der Meulen va in battuta, si consulta con Pasquale Gravina, vediamo se deciderà di effettuare il gioco veloce. Siamo sempre nel primo set della finale olimpica. Andrea Gardini, Meoni, Samuele Papi, tiene bene Van der Meulen. Gorsen, la seconda linea, Van de Goor ed è punto Olanda, 9-7. Terzo punto per Bas van de Goor. Ancora Van der Meulen, la sua battuta ci mette in difficoltà. Non permette agli azzurri di ragionare. Gianni, vedete, il palleggiatore neanche riesce toccare il pallone, ci pensa però Samuele Papi, molto bravo, entrato a freddo come un veterano. Sì, ma anche perché ormai questa squadra ci ha abituato sicuramente che gli uomini che entrano in campo danno sempre un grande contributo e riescono sempre a migliorare le situazioni in campo. È importante questa battuta di Andrea e questo contrattacco punto. Eccolo qua, Samuele Papi non se la sente di forzare, peccato. Blanger, bisogna tenere a muro adesso, ce la facciamo per ora, poi Blanger difende. Elde, ancora un altro muro, una gran difesa di Papi. Arriva Bernardi, vediamo se fa il miracolo, spinge un pallonetto a due mani. Blanger, in veloce Elde, gran difesa di Gianni. Corre Gardini dalle parti della panchina e poi ancora ennesimo pallonetto a due mani di Bernardi. Blanger, gioca intesa su Sverver, niente da fare questa volta, però l'Italia ha combattuto veramente bene, ha dato una prova di forza. Sì, ci siamo, stiamo difendendo, non rinunciamo mai a giocare nessun tipo di pallone. La distanza, abbiamo detto prima, è molto labile, c'è pochissima differenza tra le due squadre. Bisogna giocare con grande generosità su ogni pallone e cercare di dare il massimo in ogni situazione. Sverver, Gianni per Meoni, accenna una veloce Gravina, accarezza il pallone, lo sfiora con la punta delle dita, ma va bene così. Pasquale Gravina, cambio palla, 7 Italia, 9 Olanda. Samuele Papi gioca a Cuneo, rivediamo il pallonetto di Pasquale Gravina. Pronto Papi, decide di forzare i tempi Papi, peccato, il pallone è uscito di poco. L'ordine di Velasco è forzare in battuta,
mettere sotto pressione gli avversari, tenere Blanchet più lontano possibile da rete, altrimenti può veramente combinare sfacelli velocizzando il gioco. Gianni non riesce a chiudere in due tempi Van de Gor, poi Blanchet, pallonetto di Gorsem e contro muro alla grande da parte di Gravina. Eccolo qua Pasquale, carico, concentrato, determinato. Sbaglia, peccato. Alterna sempre servizi floating. Questa volta Blanchet, Bernardi, poi Meoni, Andrea Gianni, sbaglia Andrea Gianni, 10 Olanda, 7 Italia, pubblicità. L'amicizia ha tante facce, gli amici, quelli che valgono un tesoro, quelli che ti girano intorno, quelli che senti più spesso, quelli che non ti fanno mai sentire solo. Sugli amici puoi contare, sempre. Team Club, 15% in meno sui tre numeri più chiamati. In onda dall'Omni Coliseum, un cambio per l'Italia, Olanda in vantaggio 11-7, entra Andrea Zorzi in panchina, Andrea Gianni, quindi si cambia schiacciatore opposto, la battuta di Blanchet, Bernardi, sbagliata la ricezione, corre Meoni e subito chiamato in causa Andrea Zorzi, non c'è stato tocco del muro, protestano gli azzurri e sì, tocco c'è stato invece, siamo 7-11, si scusa Zorzi, dice ma dovevo protestare. Mi aspettava il cambio palla, 7-11 sempre. Meoni, Sverver per Blanchet, Held fuori, 8-11. Si lotta, palla su palla, banale ma vero. Marco Meoni, sua battuta, la ricezione di Gorsen, Blanchet attacca molto bene Van der Meulen. Stringe molto bene con un colpo di polso, sempre Olanda in vantaggio di 3 punti, 11-8 e primo piano per Olof Van der Meulen. Gorsen batte corto, Bernardi, Meoni per Gardini, 8-11. È il turno in battuta di Lorenzo Bernardi, Papi, Zorzi e Gardini. Già due cambi rispetto al sestetto che ha iniziato, Gianni e Cantagalli in panchina. Sono Zorzi e Samuele Papi. Van de Gor vede il pallone Meoni all'ultimo momento, Van de Gor riesce a ottenere il cambio palla, stesso centrale della squadra olandese, ha giocato a lungo anche come schiacciatore ricevitore nei primi anni in nazionale. Papi, attacco di Andrea Gardini, molto bene. Sì, l'attacco in primo tempo sta funzionando bene, fa bene Meoni a continuare a insistere su questo tipo di fondamentale, perché finché la ricezione viene così effettuata in questo modo dobbiamo assolutamente attaccarli in primo tempo con un gioco veloce per portare la loro correlazione muro difesa a essere il più in difficoltà possibile.
Ancora cambio palla, non ce l'ha fatta Gardini in un disperato tentativo di difesa. Tre punti di vantaggio per i nostri avversari. Battuta con Van der Mulen, tiene bene Bernardi, Meoni, la finta di Gravina, arriva Papi. Bravo Gravina, che ha costretto il centrale avversario a saltare a vuoto. E Papi ottiene il cambio palla. Guido Gorsen riflette sull'ultima azione. Andrea Zorzi, sua battuta in salto, Gorsen si deve spostare, Blanger, errore, fallo di palleggio da parte di Blanger, importante la battuta di Andrea Zorzi. Blanger è un grandissimo palleggiatore, uno dei migliori al mondo, deve giocare più possibile lontano da rete. Zorro, 9 a 11, Gorsen per Blanger, e ancora con Held, cambio palla. Sì, è vero, Blanger è un giocatore veramente difficile da intuire nella distribuzione, soprattutto quando ha la palla ad altezze siderali e più possibile vicino a rete. Bisogna costringerlo a portarlo a palleggiare sui tre metri, così in modo da dargli la possibilità di fare un gioco scontato, in modo che l'Italia possa nel modo migliore così prendere le contromisure. Tra l'altro contro di lui proprio ha dei problemi di dinamicità, di velocità di movimento, più lo facciamo spostare, più lo facciamo muovere, meglio è. Ha sbagliato purtroppo Samuele Papi, è arrivato il 12° punto per l'Olanda. Sverver, poi Gardini in ricezione, Andrea Zorzi, Van de Gor riesce a recuperare, grande difesa degli olandesi, Zorzi aveva attaccato molto bene, appoggia in bunker Van der Mulen, palleggia Bernardi, Meoni da seconda linea, ancora Bernardi, rischia il tutto per tutto l'Italia, fa attaccare Meoni da prima e da seconda linea, schiacciatori da tutte le parti del campo, 9 a 12. Rinuncia alla battuta in salto Papi. Blanger, il suo pallonetto di seconda. Niente da fare, anticipa moltissimo, rivediamo. E vedete, questo è anche un rischio il rischio che si ha contro Blanger, che quando riceve, che è in prima linea, essendo così alto, può veramente utilizzare il pallonetto di prima. Bernardi difende Held in palleggio, poi Blanger, arriva Sverver, però Sverver è saltato direttamente in prima linea, fischia subito l'arbitro, ha pestato la linea di 3 metri, essendo in questo momento in formazione in seconda, quindi siamo sempre sul 9 a 12. Batte teso su Guido Gorsen, Blanger, attaccare Van der Mulen, stoppato da Bernardi, grande chiusura da parte di Lorenzo Amuro, 10 a 12, rivediamo, sposta le mani Bernardi e mette il pallone a terra, 10 a 12, ancora Gravina, Guido Gorsen, Blanger, tacco di Van der Mulen è buono purtroppo, pallone che forse poteva essere recuperato. Sì, ma però avete visto l'abilità di questo giocatore, che prima ha tirato la palla in parallela ed è stato murato, ha cambiato improvvisamente la proiezione di attacco, ma in quella zona di difesa ci deve essere un uomo. Su di lui, se il muro tiene la parallela, la difesa deve andare assolutamente a raddoppiare. In questo caso il giocatore si è dimenticato di andare in quell'angolo dove lui attacca con la percentuale maggiore. Capitan Gardini intanto, cambio palla, veloce, anticipata, ottenuto al meglio. Meoni, Gorsen, Blanger, l'attacco altissimo in combinazione di veloce da parte di Bas Van de Gor. Guido Gorsen mette lontano dalla linea di fondo, batte di precisione, tenere impegnato Papi. Ecco Bernardi, arriva con grande tranquillità contro il suo compagno di club Ron Sverver. 10 a 12. Bernardi, Papi, Zorzi e Gardini devono lavorare a muro in prima linea. Batte in salto, sbaglia Bernardi, peccato, ha cercato un colpo un po' troppo potente e c'è un cambio, alza il muro con Jan Postuma al posto di Olof Van der Mulen, esce lo schiacciatore opposto, entra un centrale molto esperto, Jan Postuma, anche lui tantissimi anni in Italia, però Gardini anticipa, quindi niente da fare, subito Van der Mulen che rientra, cambio effettuato da Alberda per cercare di fermare il cambio palla di Gardini. Gardini che a sua volta lascia il posto ad Andrea Sartoretti, è rientrato intanto Van der Mulen, puntiamo sulla battuta in salto di Andrea Sartoretti, 25 anni umbro, seguiamo la sua rincorsa un po' atipica. Sartoretti batte lungo fuori, peccato, stiamo sbagliando molto in questo fondamentale e questo dà la possibilità agli olandesi
di prendere fiato. Van der Mulen, Bernardi, sospensione Papi per Gravina, Murato fuori da Eld, sempre 10 Italia, 12 Olanda, tantissimi cambi palla. Andrea Zorzi, battuta in salto di Zorzi, Gorsen per Blanger, attacco di Sverver, tiene bene Bernardi, poi Meoni, gioca palla alta su Papi, velocissimo, grande rapidità di esecuzione da parte di Samuele Papi, 11-12, si avvicinano gli azzurri. Con una battuta in salto per Andrea Zorzi, time out richiesto da Alverda, ci fermiamo un attimo. La bontà di Antica Gelateria del Corso. Non dividetela con nessuno. 12 Olanda, 11 Italia. Ron Sverver in battuta. Sbaglia Ron Sverver. Abbiamo sempre un punto da recuperare nei confronti dei nostri avversari. Tocca a Samuele Papi, che ha alternato battute di potenza, servizi così, vedete, appoggiati sullo schiacciatore avversario, l'attacco da parte di Eld e ancora il cambio palla ottenuto dagli olandesi. Henk Eld, primo set della finale delle Olimpiadi, batte molto corto Eld, 13-11, rimasta ferma la ricezione azzurra, 13-11, time out richiesto da Giulio Velasco. Gian Paolo. Sì, è difficile vedere Lorenzo subire un punto diretto in ricezione, però bisogna dire che Eld è stato molto bravo perché ha sempre battuto lungo in posto 6 per tutto l'arco del primo set e adesso improvvisamente ha effettuato questa battuta corta, ha sorpreso un po' il ricevitore. Comunque dovremo assolutamente cercare di approfittare perché in questo momento l'Olanda si è un po' fermato e noi dobbiamo subito effettuare il cambio palla in rapidità e andare alla conclusione per fare i punti. Ci fermiamo un attimo. In famiglia non si parla più. Non esistono più le buone maniere. 20 anni vengono una volta sola. Superate i luoghi comuni. Le benzine non sono tutte uguali. Con Agip, in tutta Italia la super senza piombo con massimo l'1% di benzene. Per l'ambiente le benzine non sono tutte uguali. Superate i luoghi comuni. Passate all'Agip. Il pallonetto da parte di Lorenzo Bernardi, siamo sempre sull'11-13, cambio palla ottenuto da Bernardi, mentre intanto il capitano Andrea Gardini torna in campo. Gravina, 11 Italia, 13 Olanda, batte cortissimo Gravina, Blanger, attacco tenuto da Papi, poi però non c'è seguito alla buona difesa effettuata da Samuele Papi, sempre 2 punti di vantaggio per i nostri avversari. Tocca a Blanger, mentre intanto entra il numero 4 Rodenburg al posto di Henk Eld. Brecht Rodenburg, Blanger, la ricezione di Bernardi, Meoni per Gardini, veloce anticipata, molto anticipata da parte di Gardini, ancora cambio palla, Meoni batte lungo, troppo lungo, stiamo sbagliando veramente troppo in battuta. Guido Gorsen, ok,
perché Gorsen batte piano su Bernardi, arriva Gardini, gioca molto bene con le mani di Van de Goor, grande Gardini nel cambio palla, e adesso è imbattuta qualcosa in più, Giampaolo. Sì, anche perché finché sono i battitori in salto che sbagliano i servizi rischiando ci può stare tutto e va bene, ma se poi sono anche battitori flotti che commettono degli errori, allora non ci sta più. Bernardi, Flanger, la seconda linea, Gorsen, niente da fare, chiuso molto bene. La squadra olandese è sempre 13-11, ancora un cambio con il numero 6, entra Schuil in battuta al posto di Bas Van de Goor, si cercherà di sfruttare la battuta in salto del numero 6 Schuil, e poi rientra Eld, torna in panchina Rodenburg, primo set, punteggio Olanda 13, Italia 11. Schuil. Concentra Schuil, eccezione di Gravina, poi Zorzi, pallone toccato, il cambio pallo ottenuto da Andrea Zorzi, entrato da qualche minuto al posto di Gianni, rientra subito in campo Bas Van de Goor, Gardini lontanissimo dalla linea di fondo, Zorzi, Gravina e Papi devono fermare gli olandesi a muro, Sverver, Blanchet, tacca Sverver, tocca Zorzi e poi riprende Meoni, palla alta Samuele Papi, grandissimo lungolinea di Papi per il 12-13, bravo Zorro che ha stoppato a muro, secondo punto per Samuele Papi, rivediamo il suo attacco in lungolinea, classica finestra nel muro, bravo Papi. Gardini, Blanchet, la veloce di Eld è un po' troppo corto, un po' troppo sotto al muro Marco Meoni, tirato invece una veloce lunga Enkeld, 13 Olanda 12 Italia, Van der Mulen, Gardini, Meoni per Papi, pallonetto di Papi, murato, c'è Bernardi pronto in difesa, ancora Papi non se la sente di forzare, Blanchet, attacco di Sverver, pallone toccato, 14-12, punto per Ronny Sverver. E prima palla 7 in favore degli olandesi. Van der Mulen batte in salto, Bernardi riesce comunque a ricevere bene, Gravina il pallonetto recuperato da Guido Gorsen, poi Van der Mulen fuori, la risposta del muro azzurro sull'attacco di Olof Van der Mulen, quarto punto per lui, primo set per l'Olanda col punteggio di 15-12, si mette tutta in salita questa partita, le due squadre comunque hanno giocato praticamente alla pari, l'Olanda ha avuto qualcosa di più nei momenti cruciali, ci fermiamo un attimo. Nuovamente in onda dall'Omni Coliseum, 15-12 per l'Olanda. Allora Giampaolo. Ma intanto nell'economia del gioco penso che la cosa più palese subito da manifestare è l'assenza di Gianni. Ci manca Gianni in campo, tutti che ce lo nascondiamo, è partito facendo qualche errore, sì, però ha attaccato anche poco, è stato utilizzato poco, probabilmente non c'era la volontà di volerlo così farlo attaccare con continuità in modo eccessivo. Direi che soprattutto la differenza in questo primo set ha fatto un fondamentale che è stato il muro passivo, ma soprattutto le possibilità degli olandesi che hanno avuto di giocare molti contrattacchi in punto. E difatti se noi facciamo un attimo un flashback così veloce verso la parte finale del primo set, vediamo che l'Olanda ne ha sbagliati anche molti di contrattacchi, di occasioni, però se ne è procurate il maggior numero possibile di queste occasioni, proprio con il muro passivo, ha toccato meglio a muro ed ha rinunciato a effettuare dei muri punto diretti cercando di toccare di più per avere più occasione a fare il contrattacco. Ecco, questa è la piccola, ma è piccolissima la differenza che c'è stata fra le due squadre, solo che noi abbiamo avuto la possibilità di giocare meno contrattacchi e questo l'abbiamo pagato. E poi al servizio non siamo stati efficaci. Certo, poi anche questa considerazione, abbiamo sbagliato molto, sia con i battitori che battono in salto e anche quelli coi piedi per terra. Tra l'altro la cosa un po' strana è che abbiamo commesso degli errori negli uomini in sequenza, per esempio Bernardi ha sbagliato la battuta in salto e poi l'uomo che successivo che lo seguiva ha sbagliato anch'esso
appena entrato ha battuto in salto, che era Sartoretti che è entrato solo per fare quella cosa. Ecco, dobbiamo stare attenti, perché altrimenti, anche se la squadra avversaria va in leggera difficoltà, ma se noi buttiamo fuori i palloni sulla battuta gli risolviamo il problema e facciamo fare il cambio palla senza fatica, e questo a una squadra come l'Olanda non gli si può assolutamente concedere. E quindi adesso bisogna rimontare, abbiamo visto inquadrato prima anche Al Gore, sono stati grossi personaggi che sono venuti a seguire tutte le gare delle Olimpiadi di Atlanta. Abbiamo visto per in tantissimi campi, in tantissimi stadi, Chelsea Clinton, la figlia del presidente degli Stati Uniti, grande appassionata soprattutto di scherma, è stata vista però anche agli incontri di beach volley, alla ginnastica, ha seguito molto questa Olimpiade, naturalmente un momento politico importante per gli americani. Ma noi adesso seguiamo l'Italia che nel secondo set rientra con Marco Mioni in campo alla sinistra dei vostri teleschermi. E Andrea Giani impegnato come schiacciatore opposto, Gravina e Gardini sono i centrali, Bernardi e Papi sono gli schiacciatori ricevitori. Dall'altra parte della rete, numero 12 Blanger, il palleggiatore, poi Olof van der Mulen, schiacciatore opposto, Van de Gor e Eldi centrali, Ronny Zwerver e Guido Gorsen sono i due schiacciatori. Si comincia, Meoni in battuta, un 7-0 per l'Olanda, Bas van de Gor tiene subito il cambio palla alla formazione olandese. Ricordiamo, è durato praticamente 42 minuti il primo set, tantissimi cambi palla. Alla fine la spuntata l'Olanda, più brava nei momenti cruciali, Van de Gor, Bernardi per Meoni, la finta di Gardini, arriva Giani, Gorsen difende, poi Van de Gor che sbaglia, ancora cambio palla, sempre 0-0, Lorenzo Bernardi, vediamo. La sua battuta in salto comincerà a dare frutti. Van de Gor, Blanger, l'attacco di Guido Gorsen, che non solo sta difendendo bene ma sta anche attaccando da prima e seconda linea. Sì, sta veramente martellando da tutte le posizioni del campo, però oggi, come dicevi tu, un altro Blanger in campo. Van der Mulen tiene Gravina, poi Meoni, attacca Andrea Giani e ottiene il cambio palla. Importantissimo recuperare al meglio Andrea Giani. Gardini, come al solito, molto lontano dalla riga di fondo, primo piano per Andrea Giani, 26 anni. Batte corto Gardini, riceve Zwerver, Blanger per Eld, anticipa la veloce Henk Eld. Non c'era stata una ricezione proprio perfetta, però Blanger ha giocato ugualmente in velocità. Eld è arrivato puntualissimo, primo piano per Gardini. Ron Zwerver, schiacciatore della sinistra di Treviso, la sua battuta in salto ci mette in difficoltà. Arriva Giani, la difesa ancora da parte di Zwerver, palleggia Meoni, poi Gravina che decide di far attaccare da seconda linea Giani, è saltato in prima linea Giani, così dice il primo arbitro. Sì, ma è giusto, perché Giani in questo momento è in prima linea. Sta in prima linea, quindi tutti fermi. Sì, sì, tutti fermi. Anche perché il fischio era stato praticamente richiesto dagli olandesi e l'arbitro era un po' cascato nella trappola. Esatto, perfettamente, dovrebbe dare assolutamente, no, è un errore, se fa rifare la palla è assolutamente un errore, guardate. E invece purtroppo arriva la contesa, parte del primo arbitro cubano José Sandler Diaz, sempre 0-0, Zwerver, attacco di Gravina, di rabbia, e adesso inizierà anche quella che noi chiamiamo la partita sotto rete, inevitabile, è giusto che sia così. Sì, anche perché i giocatori si conoscono e conoscono pregi e difetti anche sotto questa particolare area. Errore ancora in battuta in salto da parte di Andrea Giani, ci manca forse solamente la battuta, forse poco altro. Eld, Bernardi per Meoni, palla alta per Papi, ottimo il cambio palla. Stiamo lottando alla pari con gli olandesi, però loro ancora con il servizio hanno forse qualcosa in più. Sì, innanzitutto sbagliano molto meno di noi e poi ci danno molta più pressione. Probabilmente si approcciano a questo fondamentale con più tranquillità, sapendo benissimo che per loro la cosa più importante non è tanto fare pochi errori, ma quella di rischiare, prendere il rischio su tutto, perché forse nel cambio palla noi abbiamo un'organizzazione migliore di loro.
però devo dire che dobbiamo ritrovare assolutamente questa continuità in battuta, anche perché l'ingresso di Papi fino a questo momento sta andando bene in attacco, però dobbiamo far seguire a questo fondamentale dell'attacco anche altri, soprattutto la battuta e di conseguenza anche la difesa, perché lì dobbiamo raccogliere più palloni per avere la possibilità di avere contrattacchi e punto. Bernardi ha ottenuto il cambio palle, Gravina va in battuta, Sverwer per Blanger, l'attacco da parte di Van de Goor. Abbiamo solamente toccato il pallone a muro con Gardini, ancora un cambio palla. Guido Gorsen. Bernardi. Meoni ancora Bernardi, decide di non forzare, Blanger riesce a recuperare, poi Eld smanda fuori, messo lo scompiglio della squadra olandese Lorenzo Bernardi con il suo pallonetto, primo piano per Jop Alverda, questo invece è Henk Eld. Meoni, Sverwer per Blanger, tocca a muro Gardini, importantissimo questo tocco, contrattacca appunto Bernardi, vediamo se c'è stato tocco o no, ancora cambio palla, peccato, e Gardini era rimasto in aria un'eternità. Sì, bravissimo, ha aspettato il tempo di salto giusto, poi perché il play americano non ce lo fa vedere, ma ha messo le mani nella proiezione principale dell'attaccante, rallentandogli il pallone, ecco quando parlavo prima di muro passivo è questo che intendevo dire. È difficile ai nostri telespettatori far capire come una squadra come quella italiana può rinunciare a effettuare un punto diretto con il muro aggressivo piuttosto che un altro. Ecco, questo il pallone di prima di Gardini è l'esempio lampante. Contenere i palloni per avere più possibilità di giocare contrattacchi. Bernardi, attensalto, Van de Goor per Blanger, pallone fuori, primo punto per l'Italia. E vedete quando battiamo bene, anche Blanger non ha tempo di ragionare, fuori. La risposta in attacco degli olandesi, primo punto per l'Italia, in vantaggio 1-0. Bernardi, Sverwer, poi Blanger, attacca ancora Sverwer, toccato solamente da Gianni e Gardini, il pallone a muro. Cambio palla. Olof van der Meulen, questa è una rotazione difficile per l'Italia con la battuta di van der Meulen, vediamo. Papi. Poi Meoni, palla dietro per Gianni, difende van der Meulen, Gorsen. Va attaccare Van de Goor da seconda linea, funziona bene il muro di Gardini, poi ancora Ron Sverwer, pallone fuori, c'è stato il tocco del muro, però punto per Sverwer, siamo in parità, 1-1. Ancora Van der Meulen. Problemi in ricezione, poi Gianni può solamente palleggiare, Blanger per Eld, torna in vantaggio l'Olanda. Ancora la battuta a fare la differenza, terzo punto per Eld. Siamo sempre in difficoltà quando va in battuta Van der Meulen. No, sbaglia adesso. È il turno di Gardini, che non è certo un battitore in salto, però spesso battute corte possono avere lo stesso effetto destabilizzante nella ricezione avversaria. Gorsen, Blanger. Arriva Van der Meulen, pallone fermato dalla rete dal muro azzurro, Meoni gioca palla alta, un po' troppo corta su Samuele Papi, qui c'è un concorso di colpa tra palleggiatore e schiacciatore. Sì, infatti probabilmente vedo che si sta scaldando anche Toffoli per entrare, questa palla era molto corta, attaccata a rete, bisogna essere perfetti, in una partita come questa non si può sbagliare molto. Avete visto che per effettuare il primo punto sono voluti 5 minuti e 30 secondi, guardavo poc'anzi il cronometro, quindi c'è un equilibrio che è incredibile, non si può sbagliare niente. Bernardi fuori, sta forzando molto Bernardi, sicuramente Velasco provvederà dei cambiamenti e difatti eccolo, come annunciato, cambio intanto in regia, entra Paolo Toffoli, 30 anni, regista titolare di tutti i grandi trionfi della squadra azzurra, torna in panchina Marco Meoni. Si scalda naturalmente tutto il resto della panchina azzurra con Zorzi, Cantagalli, Bolenta, Bracci e Sartoretti. Ci sarà sicuramente bisogno anche di loro. Gravina non forza, però va bene così, millimetrico il suo pallonetto. 1 Italia, 3 Olanda. Andrea Gianni. Sorride Alverda, la sua squadra sta giocando veramente benissimo. Andrea Gianni fuori, stiamo sbagliando veramente troppo in battuta. Importante trovare la misura nel servizio. Enkeld. Attenzalto Eld, tiene Gardini, poi Toffoli. L'attacco e il muro su Samuele Papi. Grande muro da parte degli olandesi.
Vediamo le mani di Blanger che chiudono la strada a Papi. 4 Olanda, 1 Italia. Gardini, Toffoli, gioca ancora in tesa su Papi che questa volta non sbaglia, stringe bene il suo diagonale. Bisogna inseguire dopo un punto dell'Italia, ci sono stati 4 degli olandesi e adesso siamo costretti nuovamente ad inseguire. Papi, Gorsen per Blanger, l'attacco di Guido Gorsen, anticipa molto bene a muro, schiacciatore di Montichiari. Blanger in battuta, Van der Meulen, Van de Gore e Gorsen in prima linea. Olanda che ha già vinto il primo set, 15-12 in 42 minuti, adesso in vantaggio 4-1. Andrea Gianni, ottimo azione di cambio palla. Bisogna insistere su Gianni. Sì, adesso io lo farei attaccare continuamente, perché lui può essere veramente l'uomo che fa pendere l'ago della bilancia dalla nostra parte. Manchiamo un po' di forza in attacco, manchiamo un po' di continuità nel contrattacco punto, lui può essere il Van der Meulen della situazione, però bisogna farlo attaccare, Andrea, bisogna provare, se poi non va si può utilizzare anche un altro giocatore, però finché in campo, dato che è molto bravo a fare anche altre cose, difendere, murare, però ha bisogno dell'attacco per dare una mano ancora più importante alla squadra italiana. Papi in ricezione, Toffoli per Gardini, tutta per terra la formazione olandese. Siamo fermi, gli avversari a 4, anche Vigor Boulenta in panchina, va a prendere disposizioni da Velasco, si mette la sua maschera per proteggersi. Secondo punto intanto per l'Italia, 2-4, piano piano gli azzurri si stanno ritrovando dopo la delusione nella fase cruciale del primo set. Paolo Toffoli continua a battere su Gorsen, Blanger, attacco di Sverver, il muro di Gianni, 3-4, eccolo là il Giangio, chiude la strada, guardate, bellissima questa immagine, Gianni in aria, strada chiusa per gli attaccanti olandesi, 3-4 il punteggio, secondo punto per Andrea Gianni, che ha bisogno ancora di più di entrare nel match. Blanger, la veloce fuori da parte di Bas Van de Gore, 4-4, si ritrova l'Italia che ha rimontato un parziale di 3-0. Paolo Toffoli batte corto, Toffoli su Sverver, attacco di Van der Gore fuori, toccato purtroppo da Gardini che sportivamente alza subito il braccio, fa cessare ogni polemica. 4-4, da Paolo Montali non è convintissimo del tocco. Ma non solo da Andrea ha alzato la mano, non sono convinto del fatto che Andrea alzasse la mano così in una partita come questa, io venderei l'anima al diavolo. Gorsen, muro del guardo, bene così, 4-4, tocca a Bernardi e c'è un cambio, entra Vigor Boulenta che gioca, lo ricordiamo, una frattura al setto nasale, in panchina Pasquale Gravina che aveva iniziato molto bene il primo set, ha avuto qualche problema nel cambio palla, ma qui resteremo ancora a lungo, ci sarà come detto bisogno di tutti. Sverver, Bernardi, bravo in difesa lunga, poi Toffoli, la finta e il pallonetto che va giù per terra, 5-4, Italia in vantaggio con un punto di Samuele Papi. Ci fermiamo un attimo. Uliveto, l'acqua olimpica. Eccoci sempre qui all'Omni Coliseum, una bella prova di forza da parte dell'Italia. Sì, una bella prova di forza e di carattere, soprattutto in un momento in cui l'Olanda stava veramente giocando molto bene. Direi che però l'ingresso in campo di Toffoli ha dato un po' più di tranquillità a tutta la manovra. Anche nella distribuzione Paolo è lucidissimo, guardate, uno dei, così, delle caratteristiche principali di questo giocatore è proprio la freddezza. Paolo è entrato in campo con molta sagacia tattica, sta utilizzando bene tutti i giocatori e poi proprio nel suo turno in battuta, con quel servizio che non è in battuta in salto però variato e commettendo pochi errori, abbiamo messo in difficoltà l'assetto della squadra avversaria. Ora è il momento delle scelte importanti, non solo sui singoli giocatori ma anche sulle tattiche da utilizzare. Bisognerebbe trovare continuità, un po' di gioco, fare meno errori in battuta e poi ricominciare a rischiare per mettere in difficoltà la loro ricezione. Bernardi sbaglia la battuta in salto. Stiamo rischiando molto in questo fondamentale, ma non siamo in palla con la battuta. Comunque, 4 Olanda, 5 Italia.
Van der Mulen. Sbaglia anche Van der Mulen. Il turno di Andrea Gardini. Un po' volenta in prima linea al posto di Gravina. Poi Samuele Papi. E Gianni. Sverver, Blanger, pallone toccato a muro, peccato, non c'è arrivato in difesa Gardini per un soffio. Ottimo lavoro del muro, con vigor Movolenta, eccolo qua, primo piano per lui, con la maschera che gli hanno prestato i giocatori di basket dell'Atlanta Hawks. Gianni, Toffoli, Andrea Gianni, eccolo qua, lo aveva detto Giampaolo Montali, abbiamo bisogno di lui. Sta entrando in partita, importante un muro effettuato qualche minuto fa, diversi cambi palla. Gianni rinuncia, non si sente ancora sicuro per la battuta in salto. Blanger, Van der Mulen, pallone toccato dal muro. E buon segnale comunque, stiamo cominciando a prendere le misure a Van der Mulen. Sì, buon segnale che anche questa parte l'abbiamo toccata e bastava poco, bastava un po' più di così attenzione nella difesa per poterla recuperare. Vedete che anche loro stanno cominciando a fare degli errori di troppo, è il momento che dobbiamo approfittarne, fare quadrato intorno al nostro palleggiatore che è entrato, dargli fiducia nelle scelte e poi giocare con grande continuità senza sbagliare assolutamente niente. Van de Gor, pallone è un po' basso, si è aperto Bas Van de Gor e ha chiuso ugualmente con grande mestiere. Blanger in battuta, ricezione di Bernardi, Toffoli per Bovolenta, la difesa di Elde, poi Van de Gor, arriva Sverver, non forza e manda addirittura fuori il pallone, errore grave da parte di Ron Sverver. Bovolenta, batte corto Bovolenta, eccolo Blanger, poi Van der Mulen che manda fuori. Vedete quando la nostra battuta funziona, importante la battuta di potenza ma anche una battuta corta può mettere in seria difficoltà la ricezione degli olandesi. 6 a 4 azzurri, Bovolenta, stavolta Sverver riceve bene per Van der Mulen, pallone toccato dal muro, corre Paolo Toffoli, gioca palla alta su Bernardi, Sverver tiene in difesa, Van de Gor, Van der Mulen palla staccata, Papi contrattacco appunto per gli azzurri, arriva Andrea Gianni, pallone buono, 7 a 4, punto da parte di Andrea Gianni, stiamo ritrovando il nostro schiacciatore. 7 Italia, 4 Olanda. Bene, bene, molto bene Andrea Gianni, dobbiamo recuperarlo, ma penso che la chiave è proprio nelle mani del palleggiatore. Gran difesa intanto da parte di Gianni e poi Bernardi, Murato, Toffoli, gioca ancora, palla alta, un po' staccata su Bernardi, un colpo di grande classe, il pallone ha toccato terra, inutile che vanno a protestare gli olandesi, 8 a 4. Time out. Andiamo a sentire qualche informazione, qualche sensazione dal parterre con Marco Mazzocchi. Ma guarda Jacopo, qua la sensazione è che ci sia come al solito ovviamente in questa sfida grande tensione, ci sono le due panchine che si guardano a distanza, la panchina azzurra sicuramente partecipa di più e ti voglio dire che la lettura della partita da parte tua è stata giustissima, nel senso che la battuta per la squadra di Velasco può essere davvero fondamentale, davvero Velasco durante tutti i time out ha detto ai suoi di rischiare, io lo leggevo dalle labbra, sono parecchio lontano, di rischiare o la battuta di potenza o la battuta corta e mi sembra che fino a questo momento nel secondo set abbia avuto ragione. A te Jacopo. Punteggio di 8 a 4 in favore dell'Italia, vicino a te Marco, te lo ricordo, c'è il grandissimo e sfortunatissimo Kirk Kilgour, grande campione americano, ha giocato e vinto uno scudetto in Italia con la Riccia, costretto da 21 anni su una sedia a rotelle, continua a girare il mondo e continua a sorridere e a dire che sta benissimo a tutti quelli che lo salutano, un grandissimo esempio Kirk Kilgour. Qui a vedere naturalmente la finale delle Olimpiadi, il muro degli azzurri, grandissima chiusura, 9 a 4, quarto punto per Bernardi. Bovolenta con la sua battuta, Sverver per Blanger, tocca Gardini, peccato, mancato un attimo e Toffoli avrebbe potuto anche ricostruire questa azione d'attacco. 4 Olanda, 9 Italia, abbiamo accelerato, abbiamo cominciato a giocare a pallavolo come sa giocare questa squadra. Murato però Bernardi da parte di Schuil, entrato al posto di Van der Mulen, qualche problema alla mano destra per Olof Van der Mulen. Gorsen, Bernardi per Toffoli, chiamato Gianni, pallone si impenna dove tocco il muro, lo palleggia Schuil,
Poi ancora l'attacco di Ronny Sverver, molto bravo Sverver in questo frangente. Perfetto il tempismo dello schiacciatore della Sisley. Rivediamo. Arriva con un attimo di ritardo il muro. Però ha tirato la sua palla migliore, diagonale stretta. Questa è una palla che non si deve far passare, si deve tenere a muro perché è la sua palla migliore. Gorzan, Bernardi, Toffoli, finta di Gardini, ancora Bernardi dentro. È in partita Lorenzo, gioca con una iniezione di Novocaina. 9-6, Paolo Toffoli. Sverver per Blanger. Attacco di Schuil è buono. Anche i nostri difensori devono fare delle scelte. Si arrabbia Velasco perché non c'era nessuno in copertura lunga. Certo, si arrabbia Velasco, si arrabbia anche Bernardi sul campo, vi ha visto prima. Lo stesso errore di prima su Van der Mule. Non c'è nessun giocatore che va a raddoppiare la diagonale lunga. Io penso che l'allenatore l'ha detto sicuramente e lì devono andare. Per questo che si arrabbia sia l'allenatore che anche il giocatore in campo. Sbagliano in battuta però gli olandesi. 9 Italia, 6 Olanda. Bernardi. Si concentra con la battuta in salto. Gorsen, Blanger, pallone toccato a muro, poi arriva Bovolenta, ottima la sua copertura. L'attacco da parte di Gianni, contrastato bene a muro da Elde. Gorsen palleggia per Blanger, arriva Van de Goor, un missile. Niente da fare, cambio palla. Tre punti di le due formazioni in campo. Ecco Schuil. Ha sostituito da qualche minuto Van de Goor, pallone buono, dice il giudice di linea. Protestano gli azzurri, forse sì, forse no. In servizio a 101 km orari, non c'è replay probabilmente. Non ha dubbi, primo arbitro cubano, 7-9. Bovolenta, questa volta il pallone sarebbe uscito se Bovolenta non l'avesse ricevuto. Arriva Papi, muro è fuori. Segnala agli avversari e naturalmente questo fa parte della partita, si gioca sotto la rete. Ognuno spera che la tensione nervosa possa giocare qualche brutto scherzo all'avversario. Langer, pallonetto spinto di sinistro, quando la ricezione è buona. I due metri abbondanti di Blanger, vedete, fanno delle cose gregge. Sì, è proprio come avere un attaccante in più in prima linea, è questo che è la cosa che bisogna evitare, quando lui è davanti farlo spostare il più possibile per non permettergli di usare quest'arma. Gardini in ricezione, Toffoli in palleggio, arriva Papi, doppio tocco e del muro è in difesa da parte di Bas Van de Goor. Manteniamo due punti di vantaggio, 9-7. Andrea Gianni, vediamo se proverà a forzare in battuta, invece no, finta la battuta in salto, poi batte piano su Sverver, arriva Schuil, niente da fare. Gli olandesi cercano il giocatore più basso a muro degli azzurri, in questo caso Paolo Toffoli, che è alto 1,88 m, il nostro alzatore. 7-9, Henk Eld. Batte troppo corto Eld, prima gli era riuscito nel primo set un ace proprio sui piedi di Bernardi. Papi invece batte lungo su Gorsen che sbaglia la ricezione, palleggia poi Elde. Gorsen, palla staccata, Toffoli per Bernardi che forza e fa bene perché 10-7, 10-7 Italia, e questo è un pallone importantissimo. Sì, un pallone importante perché Lorenzo l'ha giocato dai 4 metri sul campo e ha scelto una sola traiettoria, la palla lunga nell'angolo, l'unico punto che poteva essere sguarnito. Zerbe l'ha fatto passare, la palla era dentro. Ci fermiamo un attimo. Il deodorante gel di Gillette Series protegge tutto il giorno per il massimo della freschezza. Uliveto, l'acqua olimpica. Italia 7 Olanda. Giampaolo. Eh sì, adesso siamo andati veramente molto meglio, soprattutto nel fondamentale dell'attacco e del contrattacco punto. Paolo Toffoli ha dato equilibrio alla squadra, un po' più di sicurezza. Loro, gli olandesi, stanno commettendo qualche errore di troppo che nella prima fase della partita non avevano fatto. Dobbiamo assolutamente costringere Blanger a non avere lucidità nel momento di distribuzione e farlo correre lungo tutto il perimetro del campo. La battuta di Papi, corta. Contesa si ripete.
Gli arbitri non stanno più neanche a guardare, fanno sempre ripetere in questi casi ormai. Sì, ormai da un paio di anni, dopo queste decisioni, c'erano sempre delle discussioni animatissime sui contrasti a rete, hanno preso questa decisione così, fuori. Però toccata purtroppo, c'è stata probabilmente anche un'invasione da parte di qualche giocatore azzurro. Si cambia battuta sul 7-10. Blanger, Bernardi per Toffoli, pallonetto di seconda e poi il muro azzurro, pallone che torna nel campo dell'Italia. Toffoli, la seconda linea, arriva Andrea Gianni, gran difesa di Blanger, lotta bovolenta a muro. Toffoli gioca ancora, palla alta su Bernardi, non riesce a trovare il muro fuori, palleggia Blanger, poi Gorsen, Schuil, buona posizione di Papi in difesa, spinge molto Gianni per Bernardi, gioca un gran pallone ma è bravo Van de Gore a intuire e a recuperare. Ancora Schuil, buona tenuta in difesa da parte di Bernardi che poi si presenta in attacco e manda fuori, peccato, di poco ma fuori. 8° punto per l'Olanda, 8-10. Peter Blanger. Bernardi per Toffoli, murato Bovolenta, non arriva in tempo Bovolenta, ritarda il suo colpo d'attacco ed è 9-10 murato da Bas Van de Gore. Blanger, Bernardi per Toffoli, ancora Bernardi, stringe benissimo, diagonale stretto, l'Italia mantiene un punto di vantaggio, non bisogna più distrarsi adesso, bisogna anticipare tutte le combinazioni d'attacco, a cominciare naturalmente dalla battuta. Bovolenta, Sverver per Blanger, l'attacco di Van de Gore, tiene bene Gianni, poi Toffoli, pallone difficile da gestire, non c'è stato tocco, Bernardi cercava complicità nel muro avversario, invece il pallone è finito fuori, sempre 9-10. Abbiamo sprecato due palloni da contrattacco punto che potevano essere due punti che si potevano portare avanti, un vero peccato. Gorsen, Toffoli, ancora Bernardi, ottimo il cambio palla. Gorsen, grande difensore. Paolo Toffoli. Gianni, Bernardi e Gardini in prima linea, batte lungo Toffoli, riceve Gorsen, si sposta Blanger, non riesce a chiudere Van de Gore. Toffoli, contrattacco appunto, spinge fuori alla grande Lorenzo Bernardi. Colpo di grande esperienza. Pallone era attaccato, difficile da gestire, 11 Italia, 9 Olanda. Lorenzo Bernardi stringe i denti, come detto, un'iniezione alla caviglia, peccato Paolo Toffoli, ha sbagliato la battuta. Era un momento in cui avevamo preso un discreto vantaggio psicologico sui nostri avversari. Nulla di compromesso comunque, 9-11, Bas Van de Gore rinuncia a battere in salto, eccezione di Bernardi, Toffoli, ancora Bernardi, fuori la risposta muro di Sverver. Comunque gli ultimi 6 attacchi li ha fatti tutti Lorenzo, questo dobbiamo stare attenti, dovremmo centellinarlo un po' di più, soprattutto adesso che in seconda linea cercare di prendergli una boccata di respiro d'ossigeno, perché altrimenti può andare veramente in difficoltà. E sbaglia infatti la battuta Bernardi, sempre 9 Olanda, 11 Italia. Schuil sta giocando al posto di Van der Meulen, problemi alla mano destra per lui, fatto medicare dal fisioterapista della formazione olandese. Gianni, Sverver tiene il pallone in gioco e poi da seconda linea Gorsen manda fuori, ancora cambio palla, sempre 11-9, primo piano per Guido Gorsen. E adesso entra Andrea Sartoretti, puntiamo ancora sulla sua battuta in salto, panchina Capitan Gardini, capitano in campo è Bernardi, adesso segnala l'arbitro Sartoretti. Sverver si deve spostare sui 3 metri, Blanger, arriva Van de Gore, gran difesa di Toffoli, poi Papi, Sverver a filo rete, si lotta la contesa, peccato. Sì, non sono assolutamente d'accordo perché la palla era dalla parte del campo della squadra italiana. Papi aveva fatto un vero e proprio miracolo e invece bisogna rigiocare il pallone, 11-9. Sartoretti, Gorsen, Blanger gioca palla alta su Sverver, gran difesa di Bernardi, poi Papi, la seconda linea, anzi da prima arriva poi Gianni, senza forzare, Sverver su palla staccata, peccato, il pallone
schizza via. Poteva tenere. Andrea Sartoretti non ce l'ha fatta. E siamo sempre 9-11. Sverver. Sartoretti per Toffoli, palla alta, Papi, pallonetto, perfetto, cambio palla. Tocca ad Andrea Giani, che negli ultimi due giri ha battuto sempre di precisione, rinunciando alla battuta in salto, vediamo adesso. Prova a forzare Andrea Giani, pallone fuori, peccato, non riesce proprio a entrare in partita con la battuta Andrea Giani, sì che avremmo bisogno del suo servizio in salto. Eld, Papi, Toffoli, la finta di Bovolenta, arriva Giani da seconda linea, bravissimo, manca solo il servizio, manca solo una battuta di potenza e poi avremo il miglior Giani. Cambi, esce Eld, centrale, entra col numero 4 Brecht Rodenburg, giocatore di 2 metri e 2 centimetri. Papi, Sverver per Blanger, attacco da parte di Schuil, protesta Bernardi perché ci sarebbe stato un tocco, cioè l'ultimo tocco sarebbe stato di un giocatore olandese. Non ha dubbi invece l'arbitro, rivediamo, chissà se ha toccato o no il pallone Van de Goor. Blanger, Bernardi riceve bene, Toffoli, ancora Bernardi, come sottolineava prima Giampaolo Montali, costretto a un super lavoro, però forse è meglio così per il suo carattere. Sì, poi tra l'altro finché in attacco va così bene come sta andando, direi che è la cosa da fare assolutamente, poi anche perché Paolo Toffoli lo conosce molto bene, e tanti anni che gioca insieme sia nel club che nella nazionale, sa fin dove può arrivare. È importante che adesso anche Giani riesca un po' a dare un contributo a livello di continuità come sta facendo proprio in questo momento. Dobbiamo continuare così con questi nostri due schiacciatori che si prendono sulle spalle la responsabilità dei punti importanti, cioè di quelli che contano veramente durante tutto l'arco della partita. È rientrato naturalmente in prima linea Gardini al posto di Sartoretti, è rientrato anche Pasquale Gravina al posto di Vigor Bovolenta, la ricezione di Bernardi, Toffoli e ancora ennesimo cambio palla da parte di Andrea Gardini, che non ha realizzato punti ma è stato bravissimo nell'azione di cambio palla. 11 Italia, 9 Olanda, primo set, 15-12 in 42 minuti da parte dei nostri avversari. Toffoli riceve Sverver e palleggia Blanger, gran colpo di Van de Goor, quando la ricezione è buona è veramente difficile fermare Van de Goor che va su altissimo. Rientra in prima linea Henk Eld, torna in panchina Rodenburg, 9-11 sempre. Van de Goor cerca e trova la ricezione di Papi, Toffoli, arriva Giani che gioca bene di potenza, bravo Toffoli che varia gli schemi, non gioca solo palla alta, adesso è chiamato a schema Giani. Questo è un segnale di grande sicurezza, direi. Sì, anche di lucidità, perché è importante, perché altrimenti prima il gioco con Meoni la squadra lo sviluppava solo in modo, cioè, molto lineare, o primo tempo palla spinta in banda. Adesso Paolo deve usare l'opposto proprio in questo tipo di soluzioni, nelle combinazioni dentro al primo tempo o fuori, e la stessa cosa potrebbe fare anche con Papi, che è un giocatore che sa fare molto bene questo tipo di combinazioni. Pallone ha toccato la rete sulla battuta di Schuil, sta giocando ormai tutto il secondo set al posto di Olof van der Meulen, fermo in panchina. Gardini, Sverver per Blanger, attacco di Schuil, gran muro da parte di Papi, 12-9 Italia, grandissimo muro, quarto punto nello score personale di Samuele Papi, ed eccolo nominato e visto, come si dice, Olof van der Meulen rientra. Una piccola fasciatura al polso della mano destra, torna in panchina Schuil, vogliono più pesantezza in attacco gli olandesi. La battuta di Gardini, Gorsen, pallonetto, gran difesa da parte di Bernardi che aveva intuito tutto con anticipo, e poi Giani che forza col muro fuori, 13-9. Questo è Andrea Giani, 4 punti anche per Giani, e 13-9, carico, grintoso, determinato. Gardini, Sverver per Blanger, poi Eld, veloce anticipata, sono veramente eccezionali in queste azioni di cambio palla gli olandesi quando giocano lo schema di primo tempo. Anticipa molto Eld, gioca invece una veloce altissima Bas van de Goor, e adesso tocca a Ronny Sverver.
Bernardi, Toffoli, attacco di Andrea Gianni, così 3-19. Vediamo, l'abbiamo detto prima, manca solo la battuta. Vediamo se se la sentirà di continuare a forzare. Entra un altro giocatore molto esperto, Bob Grabert, anche lui tantissimi anni in Italia, schiacciatore ricevitore, va in panchina. Ron Sverver cerca di dar man forte in ricezione. Bob Grabert, battuta in salto di Andrea Gianni, eccola qui, ci mancava solo questo, l'avevamo detto. 14-9, via così, palla set per l'Italia. Si concentra Gianni, respira, fa finta e poi batte invece la seconda di precisione. Blanger, Van der Mulen, grandissima difesa di Gardini, il backer di Papi, arriva Gianni da seconda linea ed è 15-9, l'abbraccio dei compagni per un grande strepitoso Andrea Gianni. Ricordavamo questo giocatore, lo ricordava soprattutto Giampaolo Montali che l'ha scoperto, eccezionale. 15-9 dunque, e adesso ci fermiamo un attimo, ci sentiamo tra poco per il terzo set d'Italia-Olanda. Dal 1930 Persol difende i vostri occhi dai raggi del sole. Persol, non vivere nell'ombra. Non è serata. Che serata? Il nostro gioiellino contro tutto. Cioè? La nuova Peugeot 106. La nuova 106? Oh, è bellissima. Non ci credo. Almeno ci date un strappo a casa. Sì, sì. Guarda qui. Senti come va. Ci siamo. Questa è la casa. Rivincita? Nuova Peugeot 106, perché sai come sei. Da 15.950.000 lire e finanziamenti senza anticipo. Al mattino gli italiani hanno voglia di leggerezza. La leggerezza di Oro Saiva. 30% di grassi in meno dei frollini. Princeps. Lo sport è una questione di stile. Eccoci qua allora all'Omni Coliseum, 1-1 tra Italia e Olanda in questa finale olimpica. Subito linea al parterre, Marco Mazzocchi con il grande Kirk Kilgour. Esatto Jacopo, con il grande Kirk Kilgour che sta seguendo la partita dell'Italia. Com'è secondo te questa partita, Kirk? Io l'ho visto qui per il lavoro alla televisione, qui la Beach, il lavoro con NBC, con la Beach, e sempre visto la squadra italiana quando si prova. Tifi per l'Italia, sì. Sì, sempre così, penso questa cosa. Io piace molto questa squadra. Questa squadra d'Italia ha giocato molto bene in difesa, anche schiaccio buonissimo. Come si può vincere questa finale? Io penso 4-3-1 per l'Italia, non so. Ma la maniera per vincerla qual è? Come si può riuscire? Ma non hai capito, ancora. Dico, come può l'Italia battere l'Olanda? Come la può battere l'Italia l'Olanda? Sì, io ho fatto la squadra d'Italia c'è battere perché la difesa, anche con la schiacciatore, è fortissimo. Anche ce l'hai 12 giocatori, è quasi uguale. Grazie Kirk, sempre un grande, sempre un grande. Grazie tanto, ciao. A te Jacopo. Grazie a Marco Mazzocchi. Si riprende, terzo set tra Olanda e Italia. Olanda alla sinistra dei vostri teleschermi, Gorsen pronto in battuta, l'autoschiacciatore Sverver, Van der Mulen è rientrato in campo, Blanger il palleggiatore, Elde Van de Gor sono i due centrali, Toffoli in regia con Andrea Gianni schiacciatore opposto, Papi e Bernardi
Sono schiacciatori ricevitori, Gravina e Gardini sono i centrali. Inizia il terzo set. Giampaolo Montali, che cosa abbiamo fatto di più nel secondo rispetto al primo? Ma innanzitutto abbiamo sicuramente trovato un uomo in più, non solamente Lorenzo Bernardi nel fondamentale dell'attacco e del contrattacco in particolare, cioè Andrea Giani. Poi abbiamo difeso e direi che la crescita della squadra italiana è andata di pari passo con così la crescita nel ruolo della distribuzione, cioè del palleggiatore. Paolo Toffoli ha centellinato i palloni, ha dosato con grande esperienza ogni singola palla ed è stato bravissimo, vedete, anche in questa occasione a sfruttare i giocatori e a tenere caldo i martelli. Ecco, una delle qualità principali di Paolo Toffoli è proprio questa, la capacità di sapere capire e individuare qual è il giocatore che in quel momento ti può dare il massimo contributo. Lui l'ha fatto utilizzando prima Bernardi e poi Giani. Gardini, l'attacco ancora di Andrea Giani, questa volta murato sull'alzata di Gardini, il pallone poi ritorna, velocità supersonica nel campo degli azzurri. Comunque Olanda 0, Italia 1 in questa fase iniziale del terzo set, sesto punto realizzato da Giani, è stato il primo punto per l'Italia nel terzo set. Bas van de Goor, eccezione di Gravina, Gardini accarezza il pallone, si tuffa e riceve e difende Gorsen, non ce la fa invece Gravina. Si è fatto trovare un po' in piedi. Sì, lui sempre, lo commentavamo anche l'ultima partita, questa posizione così di attesa della difesa molto alta, dovrebbe cercare, se vuole mantenere quella difesa, di arretrare almeno di un metro in più per poter tenere questi palloni, altrimenti li colpisce tutti addosso e non riesce a tenere neanche uno. 1-1. Fuori il cambio palla di Gardini, di poco ma fuori. Bas van de Goor in vantaggio dei nostri avversari. Toffoli gioca palla alta su Giani, così molto bene Giani in scioltezza, riporta subito il servizio nel campo italiano. Eccolo qua il 26enne di Sabaudia, nato a Napoli ma cresciuto sportivamente a Sabaudia, che aveva iniziato a fare il canottiere. Poi Toffoli per un soffio non arriva, bisogna fare delle scelte, naturalmente Toffoli si era messo in copertura corta al muro. Olanda un punto di vantaggio. Olof van der Meulen tiene bene Papi, poi Toffoli gioca su Giani, bravo Giani, ma bravissimo Toffoli che ha smarcato alla grande. Eh sì, molto bravo, si spostava verso la zona 4 fintando la palla in posto 4 alta, ha giocato velocissimo dietro mettendo lo schiacciatore con muro 1. Questo dà anche grande sicurezza allo schiacciatore, perché messo in quelle condizioni è veramente molto più facile poi attaccare. Non siamo riusciti a contenere a muro e l'Olanda mantiene il punto di vantaggio e va in battuta con Ron Zwerver. Batte in salto Zwerver, riceve bene Bernardi. Toffoli per Papi, gran muro da parte del palleggiatore Blanger, corre Giani, poi Bernardi chiama palla alla seconda linea, Blanger, attacco di Zwerver ed è punto, pallone è stato toccato a muro da Gravina. Terzo punto per l'Olanda, che è partita molto bene questa fase iniziale del terzo set, 3-1. Ancora la battuta in salto da parte di Zwerver, Gardini, palla alta per Papi, fuori la risposta a muro. Elda aveva preso bene il tempo, ma è stato velocissimo il movimento, l'esecuzione di Samuele Papi. Giani rinuncia a battere in salto, Giani, dobbiamo fidarci allora del nostro muro. Blanger, l'attacco di Elde, veloce, anticipata, e tocca lo stesso Elde andare al servizio. Vediamo, si mette lontano anche lui dalla linea di fondo, già in ricezione l'Italia. Papi, Toffoli, chiamato Giani da seconda linea, bene così, molto preciso Paolo Toffoli. Sì, molto preciso, tra l'altro proprio Andrea aveva proprio bisogno di questo probabilmente, di una traiettoria sempre uguale, che gli desse la sicurezza di colpirla sempre nel punto giusto, ma soprattutto che gli desse questa continuità di gioco. Paolo è un giocatore che sfrutta molto bene gli attaccanti, proprio gli schiacciatori, in particolar modo l'opposto. Punteggio di 3-1, adesso toccherà ai nostri centrali, perché il cambio palla sono fortissimi gli olandesi, bisognerà fare gli straordinari per Gardini e Gravina, toccare a muro i cambi palla e poi andare a ricostruire. Intanto Bernardi per Gravina, non si fida a schiacciare forte Gravina, arriva van de Goor e invece forza il suo colpo d'attacco, 4-1.
Blanchet. Già pronto a murare, vedete, Van de Goor in primo piano, Papi, Toffoli per Gravina, così bisogna fare, si sfoga Gravina, Bernardi lo invita alla calma, gli ricorda forse che è una finale olimpica. Sì, purtroppo Gravina si è sfogato dando un colpo contro la rete, è andato a cozzare contro Lorenzo, non l'ha fatto sicuramente a posto. Adesso l'arbitro tra l'altro ammonisce, è una cosa strana, ammonito, va bene. Bisogna spiegare che è arrabbiato solo con se stesso, poi. Sì, sì, certo, solo con se stesso. Non ce l'ha con nessuno. Esatto, solo con se stesso, perché non era riuscito prima ad attaccare nel modo giusto, ha dovuto fare il pallonetto, è stato proprio un gesto, proprio così, per scaricare anche la tensione, niente di particolare. Blanchet, l'attacco da parte di Guido Gorsen, nervi saldi, bisogna stare calmi. Gorsen che va in battuta, 4 Olanda, 1 Italia. L'eccezione di Papi è buona, Toffoli, la finta di Gardini, arriva Bernardi, freddo, ottima la sua esecuzione, Paolo Toffoli, nazionale dal 1989, seconda Olimpiade per lui, Blanchet, tacco di Sverver, tiene bene Gravina, poi Toffoli, palla molto attaccata per Bernardi, difende Elde, Blanchet, la seconda linea, Gorsen, gran muro dell'Italia, secondo punto azzurri, 2-4. Strada chiusa per Guido Gorsen da seconda linea, ci hanno fatto ammattire le sue difese, i suoi attacchi e da prima e da seconda linea nel corso del primo set, 2-4 intanto. Eld, Sverver tiene molto bene Gianni, vediamo, adesso bisogna fare il miracolo, pallonetto alto di Gianni, Sverver contrattacca Van der Mulen, tiene benissimo Toffoli, Bernardi, palla alta ancora per Gianni che gioca troppo a colpo sicuro, peccato, comunque bella questa azione. Grande combattimento, rivediamo, attacco di Gianni e il grande muro degli olandesi, Giampaolo. Sì, un grande muro, muro a tre, però stiamo giocando bene, la partita si gioca su alti livelli, le differenze sono minime, ci siamo, non dobbiamo permettere alla squadra olandese di avere troppi punti di vantaggio, perché una sicuramente delle lacune, uno dei problemi della squadra olandese che ha è quella che è in difficoltà quando è sotto pressione, quando è sotto col risultato, dobbiamo partire sempre bene nell'inizio dei set, perché loro soffrono molto questa situazione. Bernardi, la sua battuta in salto, Weinberger, Blanchet, poi Van der Mulen che sbaglia, 3-4, errore provocato naturalmente nella fase iniziale dell'azione dalla battuta in salto di Lorenzo Bernardi, poi vedete, cercato di far rientrare il pallone, non c'è riuscito, Olof Van der Mulen, 3 Italia, 4 Olanda, Bernardi, Blanchet, arriva Van de Goor, murato, però c'è Gorsen ben piazzato, Blanchet, l'attacco, poi dopo Bernardi, bravissimo, Andrea Gianni, rapidissimo il suo movimento, esecuzione, 4-4, questo è un grande pallone perché è più facile fare invasione che schiacciare questo tipo di pallone, e guardate Gianni, bravissimo, si ferma, 4-4, Bernardi, Sverver per Blanchet, ancora Sverver, tiene bene la diagonale stretta Papi, adesso ci vuole un grande attacco contro il muro a 3, Papi toccato, 5-4 Italia, grandissimo parziale di 4-0 per gli azzurri, ci fermiamo un attimo. Il deodorante Gel Vigilette Series protegge tutto il giorno per il massimo della freschezza. 5-4 per l'Italia, un set pari, grande carattere di questa squadra che sta giocando, devo dire, a livello altissimo secondo me. Sì, dei livelli veramente altissimi, poi in questo momento la difesa ha fatto proprio la differenza, grandi interventi difensivi e tutte le volte che siamo chiamati in causa ad attaccare chiudiamo i palloni a terra, e la cosa che vi dicevo prima, teniamo sotto pressione gli olandesi, facciamo dei break come in questo caso di 4 punti consecutivi, perché loro soffrono moltissimo dal punto di vista psicologico in questa situazione, è una squadra che se gioca bene trova energia, trova linfa vitale, ma se va in difficoltà e la squadra italiana gioca in questo modo può subire ulteriormente, può subire ancora maggiormente la pressione che la squadra italiana e che i giocatori gli danno. Collegamento col parterre, Marco Mazzocchi vicino alla panchina dell'Italia. Sì Jacopo, devo dire che c'è stato subito il chiarimento tra Gravina e Bernardi durante questo time out. Quando Gravina aveva tentato quel pallonetto non aveva messo la palla a terra, Bernardi si era arrabbiato urlando mettiamo la palla a terra, questo forse Gravina l'ha sentito, poi quando ha chiuso dopo si è un po' sfogato, comunque tutto a posto, a te Jacopo. 5-4, eccolo Lorenzo Bernardi, buona, un ace, 6-4, pallone proprio al limite dei 9 metri,
settimo punto nello score personale di Lorenzo Bernardi. Rivediamo la sua battuta in salto perentoria, finisce proprio sulla linea. Adesso chiede un po' troppo Bernardi, batte di potenza, accorcia però, pallone tocca la rete, 4 Olanda, 6 Italia. Van der Mulen, questa è la rotazione più difficile, bisogna recuperare subito la battuta, ci aiuta Olof van der Mulen, che voleva addirittura fare un ace direttamente dalla zona di battuta. Gardini, batterà di precisione Gardini, bisogna tenere a muro Blanchet, arriva van der Mulen, velocissimo, trova un buon lungo linea, molto bravo nel primo set, poi nel secondo ha lasciato il posto a Schuil, è rientrato in campo nella fase conclusiva. Un cambio per l'Olanda, entra Rodenburg, va a riposarsi Ron Zwerver. 4 Olanda, 6 Italia. Eccolo, Brecht Rodenburg, 2 metri e 2 centimetri, in palleggio Samuele Papi, attacco da parte di Gianni, cambio palla ottenuto. Vediamo che tipo di battuta effettuerà Gianni. Bravissimo in attacco comunque dal secondo set in poi. Sbaglia completamente il lancio del pallone. Può battere nuovamente Gianni, che decide di battere di precisione corto su Rodenburg. Blanchet per Eld. Veramente complicato toccare questa veloce anticipata e di Eld e di Van de Gort. Sì, anche se sono due tipi di primi tempi diversi, uno velocissimo, anticipatissimo, quello di Eld, che non ti dà neanche il tempo di saltare a muro, mentre invece quello di Van den Gort, che passa su altezze altissime ed è una traiettoria che è difficile da fermare. Grande difesa di Gardini, poi Gianni, la seconda linea, arriva Bernardi, Murado, bisognava coprire, bisognava dare una mano a Lorenzo Bernardi, che era arrivato praticamente da fondo campo. 5 Olanda, si riavvicinano i nostri avversari, 6 Italia. Vedete, non c'è stata copertura. Eld, Toffoli, tacca Papi, velocissimo, può solamente stoppare il pallone Olof van der Mulen. Gli azzurri mantengono un punto di vantaggio. Samuele Papi, eccezione di Gorsen è buona. Blanchet, van der Mulen, Gravina e Bernardi, hanno lasciato forse un po' troppo spazio sul lungo linea. Sì, però sai, è difficile fare delle scelte precise, perché quando la palla viene giocata così veloce a seconda linea, non è una palla classica alta, giocano una palla alta 2 metri da seconda linea, e quando hai così poco tempo per arrivare devi fare una scelta, piuttosto che arrivare e sistemarti a muro sulla parallela messo male, quindi facilitando il lavoro del mano fuori dell'avversario, è meglio fermarsi e sperare che se tira in diagonale il muro c'è pronto per contraccambiare. Mentre invece se tira la parallela bisogna sperare che tiri fuori. Rodenburg, Blanchet, Paolo Toffoli, l'attacco di Gianni, la difesa di Blanchet, il palleggio di Gorsen e van der Mulen, pallone buono, si è tuffato Papi ma non ce l'ha fatta, pallone molto potente e veloce al tempo stesso, si arrabbia Papi ed ecco la regia va subito su Olof van der Mulen. Questo invece è il centrale, Bas van de Gor, Gorsen in battuta, Bernardi riceve bene, Gardini non riesce a chiudere, poi Eld, palla staccata per Rodenburg che cerca un colpo troppo difficile, sbaglia, probabilmente tra poco rientrerà campo Zwerver. Toffoli, eccezione di Rodenburg, Blanchet non chiude, Van de Gor, palleggia Gravina per Toffoli, è bravo Toffoli che gioca il primo tempo con Gardini e non tradisce il capitano. 7-5, secondo punto per Gardini, ma abbiamo perso il conto dei suoi cambi palla, Giampaolo. Sì, abbiamo perso, perché poi tra l'altro è anche difficile tenere dietro le percentuali sue in attacco, perché fino adesso ha sbagliato solo un pallone tirato fuori, per il resto è sempre andato a punto. Veramente sta giocando tutto il torneo Gardini, sta giocando con grande continuità e forse in assoluto è il giocatore che non ha mai sbagliato una gara, mai sbagliato un set. Veramente l'anima di questa squadra è il vero grande capitano. Marco Mazzocchi, vicino agli azzurri. Ma io ti posso dire che gli azzurri qui in panchina fanno un tifo ovviamente da curva. Da curva assoluta, partecipano molto di più degli olandesi che ho avuto qua vicino durante il secondo set. Adesso Velasco sta parlando molto a lungo con Paolo Toffoli. L'avete detto voi in cronaca, l'ingresso di Paolo Toffoli in qualche maniera ha cambiato il volto del gioco
dell'Italia, e Velasco vuole esortarlo a continuare così, evidentemente. A te, Jacopo. Eccola la battuta di Toffoli, Blanchet per Van de Goor, colpo altissimo, cambio palla, due punti dividono le squadre, 5 Olanda, 7 Italia, un set per parte, 15-12 Olanda, 15-9 Italia. Papi, buona la sua ricezione, Bernardi, fuori la risposta del muro, l'attacco di Lorenzo Bernardi, si mette lontano dalla linea di fondo, Rodenburg, poi Blanchet, arriva Van de Goor, fermato a muro, Gravina, bisogna contrattaccare appunto, in veloce ancora, grandissima regia, grandissima conclusione di Capitan Gardini, 8-5 azzurri, terzo punto per Gardini, rientra come avevamo previsto Ron Sverver, che sicuramente è un tipo di attacco diverso e migliore di quello di Rodenburg, che non è riuscito ad entrare nel match. Bernardi sbaglia il lancio del pallone e lo restituisce Gravina, si riconcentra Bernardi, due passi di rincorsa, è peccato, il pallone finisce fuori. Van der Meulen, altro grande battitore in salto, Gravina, poi Toffoli, la finta di Gardini, arriva Gianni che non forza, difende Blanchet, Sverver fuori, la risposta del muro, 6-8, allentato un attimo la guardia Andrea Gianni, no? Doveva invece forse continuare a forzare. Sì, probabilmente non si è sentita, vedendosi il muro, la difesa schierato, ha cercato un colpo che solitamente fino adesso non aveva fatto. Lui deve continuare ad attaccare, perché proprio deve essere la nostra arma in più, perché altrimenti, vedete, loro difendono due palloni, vanno a giocare il contrattacco punto e poi lo chiudono. Non possiamo regalare niente, dobbiamo rischiare il più possibile, e l'attacco è sicuramente fondamentale, dove dobbiamo prendere più rischi. 7-8, lo abbiamo fatto comunque molto bene fino a questo momento. Di fronte una grandissima squadra, l'Olanda, avversaria dell'ultimo quadriennio, sempre loro nei momenti che contavano. Andrea Gianni, eccolo qua, esordio in Serie A, meno di 17 anni mi pare, Gianpaolo. Sì, è stata una scommessa, quando arrivò da Sabaudi ottenne un paio di anni in settore giovanile, poi appena arrivai in prima squadra subito aveva già la classe e il talento per poter giocare. Molti dissero che quello fu un rischio, ma io su questo giocatore sono sempre contato, lui ha sempre avuto grande qualità e talento ed è arrivato a giocare prestissimo sia in Serie A ma anche in Nazionale, 18 anni praticamente ha fatto il suo esordio in Nazionale, quindi veramente un fan prodigio. Eh sì, ricordiamo, a 18 anni Gianni era già nella Nazionale, allenata a Pittera, che giocò le Olimpiadi di Seul, che arrivò nona, Gravina, cambio palla, bravo Pasquale, nervi saldi e forzare il cambio palla e poi se possibile toccare anche qualche pallone a muro, bravo Pasquale. Andrea Gianni, molto bella questa immagine del pallone, ancora più bella poi perché ci dà il punto del 9-7, non tiene in ricezione Bas Van de Goor, ottavo punto per Gianni, 9 Italia, 7 Olanda. Continua a forzare Gianni, il pallone ha toccato la rete, purtroppo era un bel servizio teso e potente. Enkeld, Papi, poi Toffoli per Gravina, il suo pallonetto recuperato, palla difficilissima per Gianni, è stata un'invasione. Bas Van de Goor alza subito il braccio, punteggio resta fermo sul 9-7, bravo l'arbitro che se n'è accorto, il primo cubano. Papi, completamente sbagliata la battuta di Samuele Papi, strano errore questo. Sì, strano, probabilmente cercava di battere sul ricevitore attaccante che era in posto 4, però è andata fuori completamente, l'ha colpita sicuramente male. Bernardi, e così Gravina, veloce anticipata, bravissimo, non deve fare quei pallonetti, anche se molto precisi, perché hanno ottimi difensori a copertura del muro i giocatori dell'Olanda. Pasquale Gravina, Molisano, 26 anni, Blanchet, teniamo bene a muro e poi Bernardi fa tutto da solo, pallonetto spinto,
10-7 per l'Italia, azzurri in vantaggio di 3 punti, ci fermiamo un attimo. Quantro regala il CD-ROM con la cocktail machine, mix the world, mix Quantro. Dieci a sette, che cosa sta spiegando Velasco adesso? Sicuramente sta richiedendo alla squadra continuità di gioco, la cosa che stanno facendo fino a questo punto. Poi un'altra cosa molto importante, di continuare in questo fondamentale della battuta con questa continuità di gioco, cioè facendo pochi errori ma cercando di equilibrare soprattutto il rischio alle palle tattiche da mettere in difficoltà la ricezione dell'avversario. E poi un'altra cosa ancora, i martelli, è importante che sui contrattacchi punto decidano di scegliere traiettorie che usano solitamente meno nel corso delle partite normali, quindi variare moltissimi colpi, tirare una volta la parallela, una volta un pallonetto, una volta la diagonale. Queste sicuramente sono le raccomandazioni principali. E si riprende, 10-7, tornano in campo gli azzurri, presenti tantissimi supporter arrivati qui ad Atlanta, anche una bella rappresentanza olandese, i tifosi italiani e olandesi vivono a contatto, non c'è neanche lo sfottò, ognuno fa il tifo per la propria squadra, non ci sono barriere e anche questo è uno spettacolo molto interessante da vedere. Bernardi, peccato, murato da Bas van de Gor, gli ha chiuso la strada, altissime le braccia di Bas van de Gor, rivediamo. Sì, gli ha chiuso proprio la diagonale stretta, invadendo il campo, non c'era nessuna possibilità di passare. Gorsen, Bernardi, Toffoli e Gardini, può solamente stoppare il pallone Blanger, manteniamo i 3 punti di vantaggio. Paolo Toffoli, Blanger, Van der Mulen fuori, 11-7, ben piazzato il muro azzurro, Van der Mulen ha cercato ma non ha trovato un diagonale strettissimo, un po' più preoccupato Jop Alberda, personaggio simpaticissimo comunque nell'ambiente della pallavolo, grande signore, sportivissimo. Schuil, ricordiamo sempre una notte prima della finale dei campionati europei del 95 in cui Alberda non riusciva a prendere sonno, passò praticamente tutta la notte a chiacchierare con i giornalisti italiani. Schuil, l'attacco di Gianni, la difesa di Elde dopo il tocco della rete, Sverver, qualcuno ha invaso, si tratta di Bernardi, dice di sì Lorenzo, signor Paredes non ha dubbi e difatti Bernardi lo conforta, 8° punto per l'Olanda, 8-11. Schuil batte in salto, Gravina in difficoltà, palleggia Gianni, se la sente di schiacciare Bernardi, Gorsen per Blanger, poi Ron Sverver stringe bene la consueta schiacciata in diagonale, 7° punto per Sverver, 9° punto per l'Olanda, time out richiesto da Julio Velasco, abbiamo forse un po' allentato la velocità di gioco. Sì, ha fatto bene a chiamare time out perché questi 2 punti di vantaggio devono rimanere tali fino alla fine, adesso è importante riorganizzare un attimo le idee e vediamo se riusciamo a sentire, perché forse i microfoni sono messi vicini. Abbiamo sentito molto alla lontana la voce di Velasco. Eh sì, purtroppo ogni time out c'è questa musica di sottofondo e non ci permette di sentire, come a volte capita invece in altre manifestazioni, in altre occasioni. 9-11, Schuil in battuta. Papi tiene ricezione con un po' di difficoltà, Toffoli si sposta per Bernardi, poi Toffoli corre, molto bravo in difesa. Gardini, arriva Gianni, tiene bene Sverver in difesa dopo il tocco del muro. Blanger per Van der Mulen. Gioca una grande palla in attacco, 10-11, 6° punto per Olof van der Mulen, di nuovo vicinissimo all'Olanda, parziale di 3-0, Italia che soffre un po' in ricezione, ora Schuil, grande battitore in salto, cambiato un po' volto al match, Andrea Gianni tiene Gorsen, poi Blanger, la seconda linea Schuil, bravo Papi che tiene, Toffoli,
Palla Gianni contro il muro a due, era riuscito a difendere anche questo pallone Gorsen. Bravissimo Gianni che ha forzato lo stesso. Erano ben piazzati Eldo e Van der Mühlen. 11-10. Bernardi, tornato in panchina Schuil. Bernardi, pestato la riga purtroppo, è entrato direttamente in campo. Naturalmente non si può entrare in campo in battuta. Bernardi nella foga della rincorsa, è entrato dentro al campo. 10 Olanda, 11 Italia. Van der Mühlen tiene Bernardi. Toffoli, la sua finta, bravissimo, perché già sapeva che non ce l'avrebbe fatta raggiungere il pallone. Eh sì, stavolta si è andata veramente bene, un'incomprensione tra Elde e Zverev, ne ha approfittato. Paolo ha alzato il braccio per far pensare che effettuasse un palleggio, mentre invece l'ha tolto all'ultimo momento. Ha sorpreso un po' i due giocatori, ma un gravissimo errore per fortuna nostra della squadra olandese. Gardini in panchina in seconda linea, Andrea Zorzi per sfruttare la sua battuta in salto. Eccola, Blanger, tacco di Van der Mühlen, toccato purtroppo dal muro, ci sembrava che il pallone addirittura non fosse passato, invece è stato toccato da Andrea Gianni. Cambio palla ottenuto da Van der Mühlen, la battuta nelle mani di Zverev, primo piano per Eld. Gianni, Papi, cambio palla, cambio, entra Marco Bracci. Va a riposarsi Lorenzo Bernardi. 11 Italia, 10 Olanda. Prima volta che entra Marco Bracci. 12-10 intanto, con la battuta in salto degli azzurri. 12-10. Gran colpo da parte di Andrea Gianni. Sono 9 punti per lui e 12-10 Italia. Continua a forzare Gianni. Si deve spostare Blanger. Gorsen, la difesa dell'Italia, poi Van de Gore. Blanger, la veloce di Eld, peccato. Veramente per un soffio Gravina non riesce a tirare sul pallone. Sì, veramente peccato, perché proprio la difesa è stata effettuata da Zorzi in difesa in posto 5, che è la posizione che lui assolutamente non tiene, ma però essendo andato in campo per sostituire Gardini deve difendere in quella zona del campo e l'ha fatto molto bene. Bracci in ricezione, poi arriva Gravina, Van der Mühlen, eh sì, calcio d'angolo. Si ha buttato la palla fuori. Samuele Papi, rivediamo Olof Van der Mühlen. Però ci ha provato, questo è sicuramente un dato molto importante per loro. Papi al salto senza forzare, Eld, vedete Blanger non si fida di palleggiare, va in bunker. Poi Gorsen molto bravo, ha stretto forse un po' troppo il muro 3 azzurro. Sempre Olanda 10, Italia 12, terzo set della finale delle Olimpiadi. Peter Blanger. Incessante il tifo degli olandesi, ma si fanno sentire anche i tifosi italiani. Andrea Gianni non chiude bene a muro Van de Gore, bravo Gianni. Al secondo set in poi è stata una vera e propria ira di Dio. Zorzi, vedete, anche un grande campione come lui, fa il gregario, ha fatto tutto il giro di seconda linea al posto di Andrea Gardini. Gravina, Blanger, tacco di Van der Mühlen, era riuscito a difendere Samuele Papi, ma pallone poi uscito, ovvero ha toccato la rete, sì, ma oltre l'asticella. E la banda che delimita il campo in linea d'aria. 10 Olanda, 12 Italia, Gorsen. Buona ricezione di Papi, poi Toffoli. Arriva Gianni, gran muro di Van de Gore. Tirato troppo a colpo sicuro Gianni questa volta, Van de Gore bravissimo, settimo punto per lui, 11-12. Toccano la palla quasi all'unisono, Van de Gore e Zverev, molto bella questa immagine. Gorsen, ricezione di Bracci, attacco di Gardini, cambio palla ottenuto. Rimane Bracci in campo, naturalmente anche in prima linea, si riposa Lorenzo Bernardi. Questo rush finale, Italia 12, Olanda 11. Toffoli, poi Blanger, attacco di Van der Mühlen, buona. Ha valutato male Toffoli, infatti è lui stesso a segnalare all'arbitro il pallone dentro al campo. Vedete Toffoli, avrebbe avuto la possibilità di recuperare. Van de Gore, finta la battuta in salto e poi va a cercare la ricezione di Papi. Palla dietro invece per Marco Bracci, murato da Zverev.
12-12. Grande chiusura a muro da parte di Sverver sull'attacco da parte di Marco Bracci. 12-12. Van de Gor. Toffoli gioca palla alta su Gianni, ancora il muro con Van der Mulen ed Eld. 13-12. Rientra Bernardi al posto di Marco Bracci. Due muri da parte degli olandesi. Capovolta la situazione, adesso l'Olanda in vantaggio, 13-12. Papi, Toffoli per Andrea Gianni, non c'è stato tocco, sì, sì, c'è stato il tocco, 12-13. Van der Mulen difatti alza il braccio, anche se con un po' di ritardo, 12-13, Bernardi appena rientrato al posto di Bracci. Batte in salto senza forzare, Van de Gor per Blanger, la difesa di Toffoli, il palleggio di Gianni. Papi, gran colpo, 13 pari, era un pallone difficilissimo da gestire, staccato. C'era poco tempo per ragionare, Papi ha siglato il 13-13. Bernardi, al salto lungo, troppo, peccato. Era un momento importante, bisognava tenere il pallone in campo. Entra Jan Postuma, un centrale per un altro centrale, Jan Postuma a 2,09 m al posto di Eld, naturalmente vuole dare manforte a muro Jop Alberda. Van der Mulen, Toffoli anticipa Gardini, bravo Toffoli, lucido, freddo, ha giocato il primo tempo, così bisogna fare. Gardini intanto rientra subito Eld per sfruttare la sua velocità nel cambio palla. Ma adesso il nostro muro deve fare il miracolo, toccare il pallone sull'azione d'attacco. Gorsen per Blanger, eccolo qua, Toffoli, Bernardi e Gravina si chiamano il pallone, arriva poi Gianni, grande lungo linea, 14-13, l'abbraccio di Gravina, prima palla set per gli azzurri, grandissima schiacciata, 10° punto nello score personale di Andrea Gianni, prima palla set, Gardini. Gorsen per Blanger, grande colpo da parte di Eld. Grande Blanger, freddo. Sì, guarda, sì, tutte e due le squadre stanno affrontando viso aperto. Anche prima Toffoli ha rischiato tantissimo in quel primo tempo. Sono veramente due grandi squadre che si meritano di giocare questa finale. Sverver tiene Bernardi in ricezione. Poi Toffoli per Andrea Gianni, Van der Mulen, Blanger. L'attacco di Gorsen, 14-14. Ha rischiato Guido Gorsen, ma ha siglato il punto del 14 pari, il pallone rimane nel campo italiano. Ronny Sverver, Bernardi, Toffoli, palla alta, impossibile da schiacciare per Papi, bisogna toccare a muro adesso, Blanger da seconda linea, Van der Mulen non ce la fa saltare Gravina, 15-14 Olanda, ancora un grande colpo in attacco da parte di Olof Van der Mulen, 8 punti per lui, cambio in regia sulla palla 7 per i nostri avversari, torna in panchina Toffoli, entra Marco Meoni. Sverver, palla 7 per gli olandesi, tiene Gardini in ricezione, Meoni, Papi, palla staccata, non riesce a chiudere, peccato. Blanger contrattacca con grande forza Henk Eld, 16-14 ed è 2-1 per l'Olanda. L'Italia ha avuto a disposizione una palla per chiudere il set, invece in 33 minuti è l'Olanda che va in vantaggio per 2-7-1. Noi tra poco cambieremo rete, naturalmente sarà lo studio ad avvisarci quando dovremo andare da un'altra parte a continuare questa diretta di Italia contro Olanda, 2-7-1 per i nostri avversari. Grande prova dell'Olanda, noi abbiamo abbassato un po' la guardia nei punti finali. Sì, proprio nei momenti decisivi abbiamo dato la possibilità agli olandesi di crescere e di tornare avanti. Loro hanno fatto una scelta diversa da noi in un paio di fondamentali. Il primo nella battuta, loro battono in questo momento per non sbagliare, perché vogliono avere più possibilità di far lavorare il muro della difesa.
noi stiamo rischiando, però nei momenti importanti dove bisognerebbe avere il coraggio di forzare con le più servizio, è il momento che rallentiamo la presa, quindi poi gli diamo la possibilità di effettuare il cambio palla con più semplicità. C'è da dire che sono due squadre, come diciamo prima, stanno giocando una grandissima pallavolo, la differenza è minima, è un pallone, proprio come avevamo detto all'inizio della partita, sarà così fino alla fine, sarà una partita lunga, si giocherà proprio sulla differenza di uno o due palloni. Purtroppo la pallavolo è così, ma è anche il suo bello. 2-7-1 dunque. E adesso nel quarto set che cosa bisogna fare in più? Forse ci sono stati un paio di attacchi nella fase cruciale del terzo, Giampaolo. Sì, abbiamo sbagliato alcuni palloni che non dovevamo sbagliare nei momenti più importanti, ma soprattutto direi questo, ci sono state un paio di situazioni in cui c'era la palla vagante nei momenti decisivi in cui bisognava veramente cercare di forzare al massimo tutti i fondamentali, il palleggiatore di rischiare il gioco in combinazione, il gioco veloce, l'attaccante di cercare le mani alte del muro. Qui sono le differenze, ormai quando si gioca a questi livelli non ci può essere più un'alchimia tattica o tecnica, ma qui bisogna proprio che i giocatori, che sono dei grandissimi campioni, proprio riescano a capire in quei frangenti, nei piccoli momenti, le difficoltà a cui vanno incontro, ma che prendano rischi il più possibile per chiudere quei palloni che possono essere decisivi, perché abbiamo visto che anche qua una difesa recuperata, due contrattacchi chiusi, punto, ci hanno fatto fare la differenza per la squadra olandese in questo finale, mentre invece forse nel complesso noi abbiamo giocato con più continuità tutto l'arco del set. E intanto il pubblico si diverte con la musica, naturalmente in questo momento sono più di buon umore i tifosi olandesi. Che sestetto manderà in campo Velasco al quarto set? Ha fatto un cambio in regia nell'ultimo punto. Sì, probabilmente voleva spezzarlo, non aveva più time out e ha utilizzato questo cambio per spezzare un po' il ritmo di gioco degli avversari, ma anche l'ingresso di Bracci. Purtroppo Marco è stato chiamato un sola volta d'attacco e l'ha sbagliato e ha preso un muro su attacco da posto 2. È chiaro che adesso ripartirà col sestetto che ha dato più continuità e che sarà, vedrà a mio avviso Toffoli in regia e Gianni che ancora dovrà essere richiamato a fare proprio il match winner di questa squadra, perché lui sta andando molto bene in questo momento, si è riuscito a recuperare ed è una qualità di grandissimi campioni di riuscire nell'arco della partita di recuperare un inizio come ha fatto lui non particolarmente felice. Quindi rimaniamo incollati alla partita perché qui veramente si decide per un paio di palloni. Quarto set dunque, Olanda 2, Italia 1, Italia alla sinistra dei vostri teleschermi, Toffoli in regia con il numero 13 Andrea Gianni, poi Gardini e Gravina, 1 e 3 di maglia sono i centrali, Samuele Papi numero 6 e Bernardi numero 9 sono i due schiacciatori, dall'altra parte della rete confermatissimi naturalmente, vedete Van der Mulen murato da Lorenzo Bernardi, Blanger in regia, Bas Van de Gore, Henk Held centrali, Guido Gorsen e Ron Sverver, 1-0 Italia. Battuta corta di Toffoli, arriva Gianni per il punto del 2-0. Un punto di Bernardi e un punto di Gianni per il 2-0 Italia. 11 sono i punti di Gianni in questa partita. Sverver, Van der Mulen gioca molto bene il suo diagonale, ha poi qualcosa da dire a Lorenzo Bernardi. 0 per chi batte l'Olanda, 2 per chi riceve l'Italia. Eccolo qua Paolo Toffoli, 30 anni, pronto per l'inserimento da seconda linea per andare a palleggiare per i compagni. Sbaglia la ricezione Bernardi ma si sposta Toffoli, arriva poi Bernardi, tiene Guido Gorsen. La seconda linea, Van de Gor, tiene bene anche Gravina. Toffoli, palla alta per Andrea Gianni, gran difesa di Van de Gor. Pallone attaccato per Sverver, ben piazzato Gianni. Poi Toffoli, da seconda linea, Papi, era un pallone veramente a filo. Papi è stato rapidissimo. È stato rapidissimo, veloce, poi è stato bravo perché aveva un muro a tre sotto rete e ha fatto la scelta invece di giocare un pallone angolato, ha giocato proprio sulle mani alte del muro. Ecco, per fare un esempio, quando alleniamo questo tipo di soluzione al giocatore insegniamo a tirare fuori dal campo per cercare le mani alte del muro. Jacopo? Sì. Allora tra un minuto c'è il cambio di rete, si passa su re 1. Bene, allora ti avvertirò appena passiamo. Perfetto, intanto noi ricapitoliamo il punteggio, anzi andiamo a vedere prima la fine di questa azione con la schiacciata di Samuele Papi, poi Gardini, arriva Gianni, tocco del muro degli olandesi e siamo 3-0, ricordiamo finale delle Olimpiadi per la medaglia d'oro, 15-12 per l'Olanda, 15-9 per l'Italia, 16-14 ancora per i nostri avversari olandesi. Adesso siamo 3-0 in favore della squadra italiana e c'è un
Siete nuovamente collegati, gentili telespettatori, con l'Omni Coliseum. Time out nella fase iniziale del quarto set, 3-0 per l'Italia, ma i set sono 2-1 in favore dell'Olanda. Torna in campo la squadra azzurra che gioca questo quarto set alla sinistra dei vostri teleschermi. Sempre in campo Bernardi, Papi, Gardini, Gianni, Paolo Toffoli e Pasquale Gravina. Dall'altra parte della rete va a disporsi in ricezione l'Olanda. Bernardi al salto senza forzare, Gorsen, Blanger, poi Sverver, il gran muro di Gianni, buona difesa però ancora di Blanger, più veloce di tutti i papi, Blanger per Eld, Ronny Sverver, buona difesa da parte di Bernardi, Toffoli gioca palla alta su Samuele Papi che non forza, può difendere Blanger, Gorsen, arriva Van de Gor, gran muro di Gianni e Gardini, 4-0, grandissima chiusura, con le mani di Andrea Gianni, crediamo. Quelle di Gardini, anzi, sono state le ultime a toccare il pallone, 4-0. Grande chiusura del capitano. Bernardi, Blanger per Van der Mulen, muro fuori su Samuele Papi. 0 Olanda, 4 Italia. Van der Mulen. Della rincorsa, Bernardi con un po' di difficoltà, poi Toffoli. Alza per Gianni, Van der Mulen riesce addirittura a difendere, Blanger, Van der Gor, pallone buono. Non hanno chiuso a muro Gardini e Papi. Primo punto per l'Olanda, 1-4. Van der Mulen sbaglia la battuta in salto, Olof Van der Mulen. Otteniamo 3 punti con Andrea Gardini in battuta. Molto lontano Gardini, Sverver e Gorsen fanno un po' di confusione, poi ancora Sverver, Bernardi aveva intuito ma non ce l'ha fatta. Bisogna fare delle scelte anche in seconda linea. Sì, bisogna fare delle scelte molto precise, soprattutto quando si pensa che l'attaccante faccia proprio questa determinata scelta, di giocare sulle mani alte del muro. Lorenzo era riuscito con una buona anticipazione motoria a vedere dove andava la traiettoria, purtroppo è partito quell'attimo di ritardo che non gli ha dato la possibilità di arrivare in tempo. Non c'è stato tocco, dice l'arbitro, sulla schiacciata di Pasquale Gravina. Noi ci sembra che invece il pallone sia stato toccato dal muro. Si arrabbia Gardini che difficilmente va a contestare decisioni arbitrali, anche perché è un momento molto importante. 2-4, Sverver, è stato levato un punto all'Italia. Toffoli, pallonetto di Papi, arriva in ritardo Van der Mulen. Importante tenere nervi saldi. Andrea Gianni, un passo di rincorsa, sbaglia la battuta in salto Andrea Gianni, fatto bene comunque a forzare. Italia sempre in vantaggio in questo quarto set, 2-4. Giulio Velasco, la prima finale olimpica anche per lui. Papi, Toffoli, murato Pasquale Gravina, 3-4, che hanno stoppato gli olandesi a muro. 3-4, Eld, Toffoli per Gravina, di rabbia, anticipa benissimo. Papi, ci debatte al salto ma non forza troppo, arriva invece Van de Gor. Gioca molto bene la sua combinazione di veloce. 3 per chi batte, 4 per chi riceve. Bravo Bas Van de Gor che ha anticipato. Non ce l'ha fatta il nostro muro a toccare. Quadrato Gravina. Blanger. Bernardi per Toffoli. Arriva Gianni da seconda linea. Stavolta l'arbitro se ne accorge. Il pallone è stato toccato da Van der Mulen. Gravina. Vediamo se batterà corto. Non troppo su Gorsen. E Van de Gor riesce a passare. E ha un po' di difficoltà nel fermare i primi tempi avversari. Sì, anche perché quando di fronte centrali di questo tipo come Van de Gor fa sempre dei dubbi atletici, perché devi così decidere, ordinare al tuo centrale se saltare oppure se aspettare a muro, quindi è sempre molto complicato. Ogni tanto bisognerebbe saltare, mentre intanto rivediamo
il muro 1 preso da Andrea Gianni da Ron Zwerg che fa raggiungere il pareggio alla squadra dell'Olanda. Gorsen, Papi per Toffoli, Gardini, poi Gorsen in difesa, arriva Van der Mulen, va in vantaggio la formazione olandese. Era partita benissimo l'Italia e adesso invece siamo 5-4 per i nostri avversari. Abbiamo mollato la presa, eravamo 4-0 per noi e improvvisamente li abbiamo fatti salire, li abbiamo fatti crescere. Non possiamo permetterci di fare questo. Ci fermiamo un attimo. Molte persone sorridono con gli occhi, ma non con la bocca. È perché non si fidano del bianco dei loro denti. Non è solo un problema estetico, spesso è un problema di igiene orale. E la ricerca Z risponde con la Z Tartar Control, che rimuove delicatamente la patina dei denti e previene la formazione del tartaro, mantenendo il bianco naturale dei denti sani. Con la Z Tartar Control i nostri denti sono sani e si vede. E allora, fidiamoci del nostro sorriso. A Z Tartar Control, il bianco naturale dei denti sani. Stucco. I nuovi stucchi per piastrelle Fugabella Caracol. Veloci da stendere, facili da spugnare. E le fughe restano belle per sempre. Ed ora la sfinge. Fugabella Caracol, lo stucco che può tutto. Atlanta Game, the game of life. Dicono che una benzina vale l'altra. Super senza piombo Agi, con massimo l'1% di benzene. Perché le benzine non sono tutte uguali. Sempre 5-4 in favore dell'Olanda in questo quarto set. Sbagliano la combinazione d'attacco Toffoli e Gardini. Non la sbaglia invece anche Elde ed è 6-4 per i nostri avversari olandesi. Non si sono capiti il palleggiatore. Il nostro capitano, 6-4 per l'Olanda, con l'Italia che è la partita fortissimo in questo quarto set, poi gli azzurri sono bloccati. Van de Goor, Papi, Toffoli, gioca palla alta su Bernardi, su Gianni, scusate, cambio palla ottenuto da Andrea Gianni. Bisogna recuperare subito due punti. Bernardi. Van de Goor. Il muro da parte di Gardini per il 5-6. Bravissimo capitan Gardini, 5-6. Rivediamo, guardate, fa vedere le mani all'ultimo momento e chiude la strada la combinazione di veloce degli olandesi. 5 Italia, 6 Olanda. Ancora Bernardi, Van de Goor tiene in ricezione, poi Gorsen, Zwerver, ancora grande muro dell'Italia. Siamo 6-6, bravissimo Papi che ha tenuto la palla in parallelo. Settimo punto per Samuele Papi. Invece nel quarto set siamo 6 pari. Bernardi. Gorsen, Blanger. Gran difesa di Toffoli. Poi Gravina. La seconda linea, pallone torna nel campo degli azzurri. Gardini, Toffoli, palla attaccata per Gianni, tira troppo a colpo sicuro Andrea Gianni. Avrebbe dovuto cercare la mano esterna del muro. Cambio palla. Sempre 6-6. Van der Mulen. Buona la battuta di Van der Mulen, vedete. Costato due punti l'errore di Gianni. Può essere 7-6 per noi, invece 7-6 per l'Olanda. Non dobbiamo mollare comunque. Essere più pronti in ricezione. Ancora Van der Mulen. Papi. Toffoli. Attacco di Gianni, tiene Van de Goor, poi Eld. Zwerver praticamente da fermo, sbaglia. Non chiedono neanche il tocco del muro avversario gli olandesi. Bravi, corretti. Cambio in prima linea tra centrali. Gravina in panchina, entra Vigor Bovolenta. Gardini. Attacco di Van der Mulen, gran muro di Gianni. Ed è la parità. 12 punti per Gianni, 7-7. Gardini. Gorsen per Blanger.
Ancora Van der Mulen, stavolta chiude molto bene. E poi è stato anche molto bravo Blanger a ridare nuovamente la palla al giocatore e ha spiazzato completamente il muro di Bobolenta, rimettendo nuovamente con muro a uno, e questo dà anche grande sicurezza all'opposto al palleggiatore olandese, che continua ad avere la fiducia del proprio palleggiatore. Fuori, ha battuto in salto da parte di Zverger. Abbiamo la possibilità di respirare e poi di ripartire con la battuta di Andrea Gianni. Tiene Zverger, si sposta sui 5 metri del campo Blanger. Guido Gorsen, Bobolenta non ce la fa a tenere a muro. Tocca solamente il pallone. Intanto Alberda assegna a Schuil di scaldarsi. Grida Velasco, andiamo ragazzi, Held. Papi per Toffoli, eccolo qua Samuele Papi, intercettata purtroppo da Van de Gorre, poi Zverger che non se la sente di schiacciare. Toffoli, bisogna attaccare di potenza adesso, lo fa Papi e mette il pallone per terra. Bravo Papi. Basta pallonetti. Solo quando c'è il muro a due, solo quando la difesa è larga. Se no bisogna forzare. E infatti Papi lo fa, sbaglia, peccato. Cercato quasi l'intersezione delle righe con un errore in battuta e sempre punteggio di 7 pari. Blanger, giocato e vinto scudetto a Parma. Bobolenta, Van de Gorre non ce la fa, aveva stoppato il pallone, poi Gorsen forse avrebbe dovuto dargli una mano. Eh sì, difatti si sono arrabbiati molto i suoi compagni con Gorsen, perché quando si fa l'aiuto per il muro sul primo tempo il giocatore laterale deve assolutamente dare una mano nella situazione in cui il muro riesca a toccare il pallone. Fuori intanto l'attacco di Olof Van der Mulen, Italia in vantaggio 8-7. Bobolenta, Zverger, Blanger, attacca Gorsen e difende molto bene Papi. Corre Toffoli, palla alta per Bernardi, Blanger, Van de Gorre per Van der Mulen, tiene Gianni, grande difesa. Papi, l'attacco di Gianni, grandissimo, grande attacco di Gianni, grande prova fisica e tecnica, guardate quanto rimane in aria Andrea Gianni, bellissima questa immagine, 9-7 che rende merito al nostro campione. Sì, e poi non dimentichiamoci che proprio questo punto porta tutto il nome di Andrea Gianni, grande difesa su una palla attaccata fortissima e poi conclusione in contrattacco punto, un'azione da grande campione. Sta per cambiare l'Olanda, continua a scaldarsi Schuil, 7 per i nostri avversari, 9 per l'Italia. Partita ad altissimo livello. Bernardi, Toffoli con una mano, Gardini, difende Gorsen, arriva Zverger di seconda, velocissimo, 10° punto per Zverger, 8° punto per gli olandesi. Rivediamo azione d'attacco di Zverger con una battuta per Guido Gorsen. Papi, Toffoli, Gianni, Van der Mulen, poi Gorsen schiaccia praticamente da fermo, da seconda linea, Toffoli, l'attacco di Bernardi, diagonale stretto, Toffoli ha portato via un paio di uomini del muro olandese, andando a saltare in sospensione, rischiando molto. Eccolo qua, nostro palleggiatore, batte teso su Zverger, Blanger, attacco di Zverger, toccato a muro da Gianni. Toffoli aveva scelto di andare a coprire sotto al muro, pallone invece schizzato via. Un cambio, entra Schuil, è stato destabilizzante per noi nel corso del terzo set con i suoi servizi in salto, prende il posto di un centrale di Bas Van de Gorre. Schuil aveva giocato anche nel secondo set al posto di Olof Van der Mulen. Bisogna fermare subito la sua battuta. 8 Olanda, 9 Italia. Richard Schuil tiene Gianni, poi Toffoli per Gardini, difendono bene gli olandesi, e poi ancora Schuil, Papi, Toffoli insiste su Gardini e fa bene, lucido il nostro palleggiatore, e abbiamo evitato una rotazione pericolosa. Eh sì, perché come vedete proprio Schuil adesso esce di nuovo, e è un cambio effettuato solo esclusivamente per mettere in difficoltà la nostra ricezione, perché far subito il cambio a palla era la cosa più importante, perché non concedergli la possibilità di giocare altri servizi è veramente quanto di più decisivo abbiamo potuto fare in questa fase. Elde, poi Bernardi che riesce a toccare il pallone, Bobolenta, Papi contro il muro a due, Murato, aveva difeso Bernardi ma pallone schizzato via, punteggio rimane fermo sull'8-9.
Van der Mulen scatena tutti i suoi battitori in salto l'Olanda. Bernardi, Toffoli ancora per Gardini, ma tiene Van de Gorre. Van der Mulen, il suo palleggio per Zwerver, diagonale stretto tenuto bene da Papi in difesa. La seconda linea, arriva Bernardi fuori. È stato un tocco, lo segnala il secondo arbitro, un tocco del numero 3 da parte di Eld. Difatti Eld dice ai suoi compagni: state calmi ragazzi perché ho toccato il pallone. Comportamento esemplare in una finale olimpica. Giulio Velasco, 9-8 Italia. Gardini, Gorsen, Blanchet per Van de Gore, fuori questo pallone. 10-8, time out tecnico. Giampaolo. Guarda, gli equilibri sono talmente labili. In questo momento è successo qualche cosa tra Gorsen e El, purtroppo. Cioè, per fortuna anche per noi, non so cosa è successo, hanno litigato e si sono spinti. Probabilmente nella fase di prima c'è stato un po' di nervosismo tra i giocatori. E in una fase come questa è sicuramente una cosa che può succedere. La cosa che è importante per noi adesso è continuare in questo modo, tenerli lontano nel punteggio, non farli crescere, perché prima hanno vinto proprio un set in questo modo, recuperando e rimontando. Siamo noi che dobbiamo continuare a rischiare, siamo noi che dobbiamo continuare a tenere in pugno la partita. Marco Mazzocchi vicino agli olandesi questa volta. No, non ti sentiamo Marco, però rivediamo intanto al replay le immagini della tensione nervosa. No. E si riprende il gioco, punteggio di 10-8. Andrea Gardini. La battuta di Gardini, Gorsen. Blanchet per Eld, Murato, recupera il pallone Van der Mulen, poi Blanchet fa attaccare Zwerver, fuori la risposta a muro di Papi. Andiamo a spostare ancora un po' di più la mano esterna. Comunque combattono gli azzurri su ogni palla. Adesso è il turno di battuta per Ron Zwerver, un altro battitore in salto. Eccolo Zwerver, Gardini, poi Toffoli per il pallonetto di Vigor. Bovolenta, rischia molto Bovolenta, ha guardato prima il campo avversario, visto la disposizione un po' larga della difesa. Esce Ron Zwerver, è il turno di Rodenburg. Van der Mulen intanto si ferma a parlare con Gorsen. Andrea Gianni, la ricezione di Rodenburg, il pallone torna al campo degli azzurri. Papi, Toffoli, Andrea Gianni, 11-8, 14 punti per il Giangio, 11-8. Grande schiacciata, rientra subito Ron Zwerver al posto di Rodenburg, che aveva sbagliato la ricezione. Sì, un cambio un po' strano, ogni tanto Albert fa di queste sostituzioni, anche perché Ron in seconda linea ce lo voleva cambiare per dargli un po' di riposo, doveva lasciarlo fuori sempre, anche perché lui è molto bravo in ricezione, quindi è una cosa che può far bene. Meglio per noi, 11-8. 8-11 adesso, Enkeld. Sbagliato Gianni in battuta in salto. Papi, Toffoli per Bovolenta, ottiene bene il cambio palla, Bovolenta si inarca, gioca con grande coraggio, col suo naso fratturato, una vistosa maschera protettiva. Gorsen, Blanchet, attacco di Gorsen, tiene Gardini, il pallone torna nel campo olandese. Blanchet, attacco di Van de Gorre, bravo Gianni, poi Bernardi, chiama ancora Gianni alla schiacciata. Zwerver, Blanchet, in veloce, murato da Bovolenta, ancora Blanchet per Guido Gorsen. Gianni è riuscito a tenere, peccato, il pallone è finito fuori, ma l'Italia ha lottato benissimo questa azione, grande prova di carattere. Alla fine però il cambio palla nelle mani degli olandesi, eccolo qua Gorsen, autore di un diverbio con Eld. Blanchet, Bernardi per Toffoli, arriva Bovolenta, il cambio palla ottenuto, rischia il tutto per tutto anche Bovolenta. Sì, si è inserito molto bene, Toffoli fa bene a servirlo perché sull'attacco in primo tempo è uno dei migliori attaccanti in assoluto. Vigor fa bene a tirare, deve tirare forte, non si può avere paura di sbagliare, è la cosa che dobbiamo fare adesso. Loro logicamente in queste rotazioni, quando Paolo in prima linea, che Paolo è logicamente Paolo Toffoli, lo stanno cercando moltissimo, noi dovremmo cercare proprio
quando lui in prima linea di avere la possibilità di difendere qualche pallone in più per contrattaccarlo. Abbiamo una linea molto buona quando abbiamo Gianni davanti, ma con Paolo facciamo un po' più fatica. Intanto Bernardi però ci restituisce subito la battuta, naturalmente Toffoli col suo 1,88 m, quello un po' meno dotato a muro di tutta la squadra azzurra. Blanchet, attacco di Van der Meulen, non riusciamo a tenere a muro Olof Van der Meulen, e c'è ancora il cambio palla sulla battuta dell'Italia. Adesso tocca a Bas Van de Goor, sorride Van der Meulen, ha sempre qualcosa da dire ogni volta che realizza un punto alla squadra italiana. Batte troppo corto Bas Van de Goor, Toffoli incide i suoi, vedete Van de Goor non troppo soddisfatto, tocca a Bernardi e aspetta il pallone, batte in salto Blanchet, poi Van der Meulen non passa, quarto tocco dice l'arbitro, 12-8 Italia, non è passata la schiacciata del martello olandese. Ancora un turno per Lorenzo Bernardi. Gorsen, poi Blanchet, l'attacco di Held, Gianni in due tempi, l'arbitro dà la contesa, seguito sempre questo metodo, quindi coerente quantomeno. 12 Italia, 8 Olanda, deve effettuare nuovamente la sua battuta Lorenzo Bernardi. È buona, 13-8, un ace da parte di Bernardi, eccezionale, decimo punto per lui, 13-8 azzurri, rivediamo. Gran colpo al salto, nettamente mezzo metro dentro al campo Bernardi. Blanchet, Van der Meulen, buona anche la schiacciata di Van der Meulen, non è molto d'accordo Lorenzo Bernardi, ma il pallone in effetti ci sembrava dentro al campo. Van der Meulen, grintoso, cattivo nel senso sportivo del termine, ed eccolo Bernardi. Van der Meulen tiene volente a ricezione, Bernardi chiama palla per palleggiare per Papi, pallone fuori, sbaglia Samuele Papi, 9-13, attenzione, fermare subito la battuta in salto di Van der Meulen, ma non smettere di forzare dentro al campo avversario. Eccolo Van der Meulen che batte piano, Toffoli la finta, arriva Papi, bravissimo, così deve giocare, palla sulla mano esterna del muro, 13-9 Italia. Entra Andrea Zorzi al giro dietro al posto di Gardini per sfruttare e la battuta in salto e successivamente anche una possibilità in più di attacco da seconda linea. Andrea Zorzi, terza Olimpiade per lui. 13-9 azzurri. Tiene Van de Goor. Held, tiene molto bene anche Bernardi, va a palleggiare Zorzi. Per Samuele Papi, un tocco di classe eccezionale, pallone messo dentro i due metri del campo avversario, 14-9, ottavo punto nello score personale di Samuele Papi, prima palla set, Zorzi, e fallo ed è 15-9, ed è 15-9, 2-2 tra Italia e Olanda, e adesso per assegnare la medaglia d'oro nelle Olimpiadi di Atlanta ci vorrà un tie break e ci vorranno nervi saldi e molto cuore. Sì, molto cuore, nervi saldi, adesso veramente se la posta in palio diventa altissima, ci gioca tutto in 10-15 minuti massimo, e qui deve veramente uscire la squadra, quella squadra che fino a questo momento è andata decisamente molto bene. Tra l'altro la cosa importante è questa, che durante l'arco di tutta la partita la squadra è sempre riuscita a sopperire a parziali mancanze di qualche uomo, prima la partenza di Gianni non in modo corretto, poi successivamente il cambio del palleggiatore. Ecco, io ritengo e penso che una squadra si definisca tale proprio in queste occasioni, quando riesce in momenti particolari a sopperire alle mancanze di qualche compagno. Ci siamo qua, tratteniamo il fiato perché questo tie break sarà brevissimo, e ancora lo ripetiamo, per due palloni si deciderà la medaglia d'oro alle Olimpiadi. Eh sì, ricordiamo nel 92 vinse il Brasile, ma con un netto 3-0 alle Olimpiadi di Barcellona, proprio contro la formazione olandese. 1988 invece, Giampaolo, ci fu una partita storica, vittoria degli Stati Uniti al quarto set alle Olimpiadi di Seul contro l'ultima grande Unione Sovietica, 3-1, e nell'84 vinsero ancora gli Stati Uniti contro i brasiliani, grandi squadre. Fu grande la Russia ai primi anni 80, furono grandi quegli Stati Uniti.
Sì, come speriamo sarà grande anche l'Italia, perché l'Italia fino a questo momento manca solo in questa grande manifestazione. Sono ormai anni che l'Italia domina così a livello mondiale nella pallavolo, gli manca questo alloro. Adesso vedremo. Ce lo giochiamo ad armi pari con una grande Olanda, perché non dimentichiamo che dall'altra parte della rete non c'è una squadra qualsiasi. Forse il risultato in questo momento bisognerebbe così assegnare due medaglie d'oro, perché sono state due squadre che fino adesso hanno meritato di più. Però lo sport è questo, una deve vincere e una perde, e magari perderà per soli due punti. Finale olimpica, non sempre le finali sono bellissime, grandi invece contenuti tecnici e spettacolari, oltre che naturalmente quelli emotivi per noi. Sì, in questo caso direi proprio di sì, perché è grande apporto dal punto di vista morale di tutti i giocatori di questa formazione, ma soprattutto direi un livello di gioco altissimo. L'anno scorso, 4 anni fa, invece nella finale delle Olimpiadi vedemmo un Brasile nettamente superiore e schiacciare la squadra olandese con un secco 3-0. Adesso invece è un'altra cosa, perché di fronte sono due squadre che si equivalgono, due grandissime formazioni, e proprio le differenze sono minime. E quindi tra poco più di un minuto inizierà il tie break che deciderà le Olimpiadi di Atlanta. 74esima partita tra italiani e olandesi, 52 le vittorie degli azzurri, 21 quelle dei nostri avversari. 14 punti per Andrea Gianni in questo quarto set, 10 per Bernardi, 5 punti per Gardini, più un'infinità di cambi palla, e poi qui e là troviamo altri punti, 8 quelli di Samuele Papi, che comunque ha giocato alla grande dei palloni importantissimi, dei palloni che scottavano. E adesso tutti pronti per questo tie break, esultano i tifosi italiani, tutti in piedi, quasi 10.000 spettatori questa finale delle Olimpiadi, un impianto che ne contiene 18.000, quindi vedrete qualche spazio vuoto, ma ci sono almeno 10.000 persone. Si comincia, Paolo Toffoli sarà in battuta, sarà l'Italia a iniziare la battuta. Andrea Gianni schiacciatore opposto, Gardini e Bovolenta ai centrali, tenuto Bovolenta in campo, e poi Samuele Papi e Lorenzo Bernardi dall'altra parte, Blanchet, Van der Mullen, Van der Gor, Gorsen, Zverver e Elde. Inizia il tie break, ogni azione vale un punto, non c'è più il cambio palla. Bernardi, Toffoli, palla alta per Andrea Gianni, c'è stato purtroppo il tocco di Gianni, pallone gli è sbattuto sulla schiena, non ha fatto in tempo a levarsi Andrea Gianni, peccato. Tabellone aveva già dato il punto all'Italia, invece adesso deve cambiare, 1-0 per l'Olanda. Toffoli, l'attacco di Gardini, 1-1, e difatti anche l'uomo del tabellone si accorge della decisione arbitrale, giustissima peraltro. 1-1, Bernardi, ha imbattuta in salto Bernardi, Gorsen, Zverver, tiene molto bene Gianni, Toffoli, gioca ancora, palla alta su Gianni, Van de Gor bravo in difesa, Eld, Ronny Zverver fuori, la risposta sull'attacco di Van der Mullen, di Ronny Zverver scusate, 2-1, torna in vantaggio l'Olanda, Samuele Papi e Van der Mullen in battuta, Bovolenta, Toffoli, Papi, Murato, c'è però Toffoli ben piazzato, Gardini, palla attaccata per Gianni, ottima, 2-2, grande Andrea Gianni, 2-2, tocca ad Andrea Gardini, atteteso e corto Gardini, Blanchet, pallone torna nel campo degli azzurri, l'arbitro assegna la contesa, si batte nuovamente 2-2, non vuole correre rischi l'arbitro. Eh sì, questa volta sono stati fortunati, perché altrimenti la palla sarebbe andata appunto per gli olandesi, ma va bene così. Gardini batte corto, Zverver per Blanchet, Elde fuori, chiude troppo la sua combinazione veloce, 3-2 Italia. Gardini, Zverver, poi Blanchet, gran colpo di Elde, porta via il muro Peter Blanchet, 3-3. La combinazione d'attacco del centrale dell'Olanda, Zverver, vediamo se continuerà a forzare, probabilmente sì, ma i giocatori giocano il tie break come se fosse un set normale. Gianni, Toffoli per Bovolenta, Murato, interviene Bernardi, poi Toffoli, arriva Andrea Gianni, ancora il muro, Eld,
per Blanchet, ancora Held, grande tuffo di Gardini, Toffoli, palla impossibile, Gianni riesce a rendere nuovamente giocabile, Bernardi, palla alta per Samuele Papi, cerca e non trova, il muro è fuori, c'è stata purtroppo l'invasione da parte di Samuele Papi, non ha fatto in tempo a fermarsi, 4-3 per l'Olanda. Gianni aveva compiuto un miracolo, aveva reso nuovamente giocabile il pallone. 4 Olanda, 3 Italia, Sverver, Gardini per Toffoli, Bovolenta Murato, poi Bovolenta diventa palleggiatore per Andrea Gianni, grande colpo per Andrea Gianni, passa in mezzo con potenza e con grande coraggio, Giampaolo. Sì, è lui che ci sta tenendo in piedi in questo momento, due palloni vaganti importantissimi messi a terra proprio in condizioni bruttissime. Lui veramente l'uomo in questo momento ci sta portando in parità in questo tie break. Un cambio in regia, entra Marco Meoni, esce Paolo Toffoli, 4-4, è entrato anche Luca Cantagalli in campo. Blanchet, tacco di Van der Mulen, tiene molto bene Meoni, poi Bovolenta, palla staccata per Papi, grande punto, 5-4 Italia, 5-4. Gran difesa di Meoni, ma Papi ha gestito alla grande un pallone difficilissimo. Meoni, Sverver, poi Blanchet, Held, ancora Meoni, aveva difeso. 5-5, tolto il pallone, schizzato via. Adesso abbiamo un attacco a tre con Papi, Bovolenta e Cantagalli, praticamente due schiacciatori di ruolo. Vediamo cosa deciderà Marco Meoni, gioca palla dietro su Samuele Papi e fa bene, 6-5, arriva il muro olandese con un attimo di ritardo. Italia in vantaggio, si gioca, ve l'avevamo detto, punto su punto, Sverver, Blanchet, Gorsen toccata a muro, gran difesa di Papi, poi Gardini, palla staccata per Bernardi, Murato, ma c'è Bovolenta ben piazzato, Meoni fa attaccare Cantagalli che non riesce a chiudere, Sverver per Blanchet, Van der Mulen, gran botta di Van der Mulen ed è 6-6. C'è da sottolineare un particolare tecnico, la prima volta che durante l'arco di queste Olimpiadi entra questa doppia diagonale, cioè Meoni e Cantagalli. Cantagalli praticamente è entrato nel ruolo di opposto ed è la prima volta che succede durante tutta l'Olimpiade. Blanchet, mentre intanto Van der Mulen è andato a riposarsi in panchina. Al suo posto Mike Van de Goor, fratello di Bas. L'attacco di Bernardi, grande potenza, e naturalmente Joop Alberda deve far rientrare subito Olof Van der Mulen. Italia che riprende punto di vantaggio, 7-6. Bovolenta, Sverver, Blanchet, Van de Goor, c'era stato il tocco. 7-7. Tocca a Gorsen. Batte Gorsen a cercare Papi. Meoni, l'attacco di Gardini. Si cambia campo sull'8-7 in favore dell'Italia. Si cambia campo e Velasco ha rischiato tutto per tutto con Cantagalli. Si è rischiato tutto per tutto, ha voluto trovare centimetri in prima linea. Luca è un giocatore molto bravo nel fondamentale del muro, ha cercato di sfruttarlo. Ora quando ricomincerà il gioco rivedremo nuovamente questo cambio per usufruire ancora dell'uomo alto, cioè Gianni in prima linea e dietro Paolo Toffoli eventualmente. E difatti Andrea Gianni è già pronto per entrare al posto di Marco Meoni. Italia in vantaggio 8-7. Secondo arbitro cerca conferma nel segnapunti per le formazioni in campo, 8-7, ricordiamo primo set Olanda, secondo Italia, terzo Olanda e quarto 15-9 in 25 minuti per l'Italia. Pronto Andrea Gianni, è pronto anche Paolo Toffoli, torna in panchina Marco Meoni e si siede anche Luca Cantagalli, rientra Paolo Toffoli. La sua battuta con Gianni, Gardini e Bernardi in prima linea. Paolo Toffoli, Sverver per Blanchet, Van de Goor sigla il punto dell'8-8, disperato il tentativo in difesa da parte di Paolo Toffoli, ancora cambi, bisogna stare attentissimi adesso perché entra battitore in salto molto pericoloso, Schuil
al posto di Bas Van de Gor. Eccolo Schuil, 8-8. Papi, Toffoli, palla alta per Gianni, 9-8 Italia. 18° punto per Andrea Gianni, più un'infinità di cambi palla e naturalmente rientra Bas Van de Gor. Torna in panchina Schuil, 9 Italia, 8 Olanda. Bernardi, pallone toccato alla rete, peccato, era una grande battuta in salto, invece è 9-9, tocco impercettibile. Van der Mulen, Bovolenta tiene ricezione, Toffoli per Gardini che liscia praticamente il pallone, Guido Gorsen, Van der Mulen, Toffoli, gran salvataggio in difesa, Blanchet, posso attaccare però ancora i nostri avversari con Van der Mulen, non ce la fa Andrea Gianni, in un tuffo disperato, Olanda in vantaggio 10-9. Time out richiesto da Julio Velasco. Giampaolo. Sai, come dicevamo all'inizio della partita, siamo arrivati al quinto set a giocare una partita di questo livello, con questa intensità, con questa qualità di gioco, perché giocare una finale olimpica con questa qualità di gioco non è una cosa facile. Siamo qua, ci giochiamo una palla alla volta, qui vince chi sbaglia di meno. Marco Mazzocchi vicino alla panchina degli azzurri. Non abbiamo il collegamento con Marco Mazzocchi. 10 Olanda, 9 Italia. Si riprenderà con la battuta da parte di Olof Van der Mulen. Van der Mulen. Bernardi, Toffoli, l'attacco di Papi, tiene in difesa Gorsen, corre Van der Mulen, bagger d'appoggio da parte di Sverver, poi c'è quello di Bernardi, Toffoli, palla alta per Andrea Gianni, 10-10, gran colpo d'attacco, si scalda intanto Andrea Zorzi, stava per entrare al posto di Gardini, invece poi ci ha ripensato Velasco, ha lasciato Gardini. Blanchet, attacco, la difesa da parte di Toffoli, Bernardi, Papi, rischiare il tutto per tutto, difende Gorsen, Blanchet, contrattacco di Van der Mulen, niente da fare, 11-10 per gli olandesi, Olanda 11, Italia 10, battuta nelle mani di Ron Sverver, Italia già in ricezione con 4 uomini a fronteggiare Ron Sverver, riceve Gianni, la finta e poi arriva Papi, gran colpo, 11-11, rimaniamo dentro la partita con la grande schiacciata da parte di Samuele Papi. Adesso tocca a Gianni rischiare, vediamo se se la sentirà. Batte in salto Sverver, si sposta Blanchet, il pallone gli rimane un po' sulla mano, poi Bovolenta ha fischiato fallo a Bovolenta, non è assolutamente d'accordo, purtroppo l'arbitro è irremovibile. Fischiato una doppia, ma sarebbe qualcosa da dire. Sì, anche perché la palla è stata colpita con il pugno, quindi non so che tipo di fallo ha visto l'arbitro. La battuta di Held fuori, 12-12. Ha sbagliato Held, ha cercato un servizio per far arretrare al massimo Samuele Papi. 12 Italia, 12 Olanda. Papi, Gorsen, Blanchet, la finta e poi arriva ancora Guido Gorsen e riporta in vantaggio l'Olanda. 13-12. Tocca a Blanchet andare in battuta. Samuele Papi, avete visto inquadrato la battuta di Blanchet. Bernardi, la veloce, grande rischio di Toffoli, bravissimo Bovolenta, 13-13, emozioni. Bovolenta, batte lungo Bovolenta, si sposta Gorsen, Blanchet per Van de Gor, il pallone buono, 14 Olanda, 13 Italia, saranno i nostri avversari a giocare la prima palla match, alza il muro, Joop Alverda, esce Ron Sverver, entra Jan Postuma, battuta c'è Guido Gorsen. Prima palla match, nelle mani di Guido Gorsen. Bernardi,
La finta di Gardini fuori, la risposta del muro, annullata la prima palla match. Grande colpo d'attacco di Bernardi, 14-14, freddo, glaciale, Lorenzo Bernardi, Paolo Toffoli, tornato in panchina, naturalmente Jan Postuma, e c'è il time out richiesto da Alberda, e adesso gli allenatori forse non possono e non devono dire più nulla. No, adesso c'è pochissimo da dire, infatti se la regia inquadra come sta facendo in questo momento il time out sia degli olandesi che degli italiani, c'è poco da parlare, soltanto così trovare un po' di tranquillità. Adesso bisogna girare, soltanto rincuorare i giocatori, si gioca tutto per tutto, si deve rischiare, su ogni singola palla non c'è più niente, non c'è più tempo da aspettare. E si riprende 14-14, Giulio Velasco si sofferma come di consueto a parlare con Paolo Toffoli. 14-14, Toffoli in battuta, il nostro muro deve toccare Gianni Gardini e Bernardi, batte teso su Sverver, si sposta Blanger, l'attacco di Van de Gor, palleggia di Toffoli, poi Gardini, palla alta su Andrea Gianni, 15-14, e adesso siamo noi a comandare, 15-14, grande colpo di Andrea Gianni e time out richiesto da Jop Alverda, grande difesa degli azzurri. Sì, ma soprattutto la cosa importante, il tocco del muro passivo, la cosa di cui parlavamo prima, questa è stata l'arma importante durante tutto l'arco della partita, ma soprattutto in questo punto siamo riusciti a contenere il giocatore che aveva la percentuale più alta in attacco ed era Van den Gor, l'abbiamo toccato con un muro passivo e abbiamo contrattaccato un punto. Time out richiesto da Jop Alverda, ha avuto una palla match con la battuta di Guido Gorsen, palla match annullata da Lorenzo Bernardi, e adesso tocca a noi, 15-14, Paolo Toffoli sempre in battuta, stata sua anche la difesa, poi il palleggio di Gardini e il punto di Andrea Gianni, sempre Gianni, Gardini, Bernardi in prima linea, Toffoli, Blanchet, l'attacco velocissimo da parte di Van de Gor, esplodono gli olandesi. Annullata anche la prima palla match agli azzurri, un match ball per uno, Bas Van de Gor, 15 pari, Papi, la finta di Gardini, arriva Gianni, tiene Van de Gor, Blanchet, poi Van der Mulen, tiene il nostro muro, recupera Van de Gor, Blanchet, ancora Van der Mulen, ancora il muro azzurro, poi Held, palla staccata per Ronny Sverver, non va la difesa di Samuele Papi. 16-15, seconda palla match per gli olandesi, 16-15, Bas Van de Gor, battuta corta, Papi riceve malissimo, Toffoli può solamente palleggiare, Blanchet, Ronny Sverver difende Bovolenta, poi Toffoli e Gianni, il pallone è passato fuori, peccato, e l'Olimpiade dell'Olanda, e l'Olimpiade dell'Olanda, 17-15 al tie break, l'Olimpiade è dell'Olanda, 17-15 al termine di una partita lunga con grandi fasi spettacolari, ma non conta nulla, abbiamo perso la medaglia d'oro, 17-15, e la regia giustamente ma sui festeggiamenti della squadra olandese, avevamo rimesso in piedi la partita mille volte e invece poi non ce l'abbiamo fatta, un pallone di troppo, avevamo detto sarebbe giocato su due palloni e l'Olimpiade è andata alla squadra olandese, 17-15, due palloni, bastato un contrattacco che non è andato a punto e ad esultare sono gli olandesi, e tutto il resto sono parole, Giampaolo. Sì, sono parole, non neanche le parole, perché proprio da allenatore capisco tutti e due stati d'animo, quello di Albert e quello di Velasco in questo momento, tutti e due i tecnici hanno lavorato benissimo per arrivare a questo appuntamento e tutti e due si meritavano questa medaglia come se la meritavano i giocatori italiani, voglio sottolinearlo, hanno giocato una grande partita, purtroppo l'abbiamo detto all'inizio, ci giocava per due palloni, chi buttava per terra l'ultimo, l'errore è stato nostro, a gioire sono loro, però questa squadra italiana a mio avviso esce a testa alta perché fino in fondo, fino alla fine ha cercato di portare a casa questa medaglia d'oro, quindi
onore ai vincitori perché se lo meritano, ma anche ai vinti in questa occasione. Di solito non si usa nello sport italiano fare complimenti anche a chi ha perso, però questi ragazzi se lo meritano perché hanno fatto un ciclo incredibile, eccezionale. Gli è mancata solo questa cosa, la medaglia d'oro. Eh sì, 17-15, l'Olanda già finalista nel 1992 alle Olimpiadi di Barcellona. Adesso gioisce un secondo posto 4 anni fa per gli olandesi, adesso hanno vinto al tie break 17-15. Avevamo rimesso in piedi 1000 volte questa partita. Sì, l'avevamo rimessa in piedi, eravamo riusciti a sopperire anche delle mancanze di qualche giocatore fin dall'inizio. Eravamo stati in vantaggio anche in quel terzo set importantissimo, forse quello era il momento in cui dovevamo chiudere le velleità della squadra olandese, tenerla lontano nel punteggio e andare noi sul 2-1. Purtroppo quando arrivi il tie break è un terno all'otto e c'è poco da fare, ormai è un luogo comune, ma questa è la verità. Si deve giocare poi il tie break così, in questo modo, e per un pallone non si vince, o purtroppo è successo a noi. Eh sì, le grandi feste le fanno gli olandesi, che avevamo battuto nella partita del girone di qualificazione nettamente col punteggio di 3-0. Adesso quasi inutile andare a cercare di riesaminare che cosa è cambiato tecnicamente da quella partita a questa. Ma sono state due partite completamente diverse, come hai detto anche tu all'inizio di telecronaca, in quella partita proprio ci furono dei grandi errori da parte della squadra olandese nella distribuzione, mentre invece noi andammo in campo giocando una grandissima pallavolo e con una grande determinazione. Solo una cosa magari si può dire, che in questa fase delle Olimpiadi la squadra olandese è cresciuta dalla prima partita fino all'ultima, arrivando a giocare in questa finale da miglior pallavolo. Forse l'Italia ha giocato le miglior partite prima che questa partita qua, però è sempre riuscita anche nei momenti di difficoltà a sopperire, visto il grande parco giocatori che ha a disposizione, visto le qualità che ha dei propri giocatori. Purtroppo ancora siamo qua e la storia è questa, cioè chi vince festeggia sul campo e chi perde, come dice qualcuno, deve spiegare purtroppo. E qui a mio avviso c'è poco da spiegare, perché quando si perde in questo modo le cose da spiegare sono poche. Onore, come abbiamo detto prima, ai vincitori ma anche ai vinti, perché escono a testa alta. Vince l'Olimpiade dunque l'Olanda, ricordiamo, Olimpiade che l'Italia non ha mai vinto, questa grandissima squadra che ha vinto 3 volte il campionato europeo, 2 volte il campionato del mondo, il 90 e il 94, 5 volte la World League. Però niente da fare, un quinto posto alla Olimpiade del 92 a Barcellona e un secondo posto qui, medaglia d'argento, ma naturalmente non è quello che volevamo, anche se è il miglior risultato azzurro nella storia delle Olimpiadi dopo il bronzo dell'84. Siamo qui con grande amarezza, primo piano per il presidente del CIO Samaranch e per Ruben Acosta. Ricapitoliamo allora, vince l'Olanda l'Olimpiade, 15-12 per loro il primo set, 15-9 per l'Italia, 16-14 per gli olandesi il terzo set in 33 minuti, forse lì c'è stata la chiave del match, poi 15-9 in 25 minuti a favore dell'Italia e il tie break 17-15. Tra poco ci sarà la premiazione e noi per ora restituiamo la linea allo studio a Ivana Vaccari. Grande delusione dunque nel